Gentili amiche, cari amici, buon pomeriggio. Eccoci qua di nuovo insieme con l'appuntamento tradizionale della domenica con le antiche icone russe, ma soprattutto con l'appuntamento annunciatissimo di quest'oggi con la grande asta di antiche icone russe. Noi saremo in onda come di consueto nello spazio orario che ci è tipico, dalle 14, da ora alle 17, ma dalle 15 alle 16 cederemo il microfono all'asta e quindi al percorso attraverso le 60 antiche selezionatissime opere che Collezione Orler ha preparato per voi. Un modo nuovo, un modo diverso, un modo insolito per Collezione Orler di avvicinare e facilitare il cammino di avvicinamento all'icona, di scegliere l'icona come dono natalizio e perché no anche come opportunità di investimento oggi più che mai, considerato che grazie all'asta ci sarà la possibilità di avere immediatamente la percezione della stima di ciascuna opera, ovviamente decurtata rispetto alla base d'asta che sarà la partenza dell'asta. Attenzione perché l'asta aprirà alle ore 15, ma come è già accaduto giovedì sera c'è assolutamente la possibilità di cominciare a fare le vostre offerte utilizzando i numeri in sovraimpressione, i numeri del nostro centralino, quelli soliti, quelli consueti. Cominciate a fare le vostre offerte per le opere che verranno presentate poi nel corso dell'asta. Ora ovviamente le andremo a vedere. In questa prima ora di trasmissione cercheremo di condurvi per mano attraverso le 60 opere scelte da Collezione Orler. Ovviamente cercheremo di rispondere alle vostre domande con una puntualizzazione molto importante. L'asta nasce come un evento online, quindi il riferimento per tutti deve essere internet, artenetwork aste.it. Lì troverete la procedura per entrare se vi siete già registrati, se non vi siete registrati fatelo prima delle 15, il nostro centralino è a disposizione per aiutarvi in questa operazione che è costituita da alcuni passaggi formali, dopodiché l'asta si svolgerà primariamente per il pubblico online. Questo che cosa significa? Ed è molto importante ricordarlo, che il pubblico che sarà collegato in streaming, quindi telefonando qui o online, artenetworkaste.it, vedrà la trasmissione in tempo reale. Per chi rimarrà collegato soltanto attraverso la televisione, potrebbero esserci, anzi c'è normalmente, un ritardo di emissione del segnale di una decina di secondi. È importante quindi che chi ci segue in televisione, se è interessato all'icona, non aspetti l'ultimo istante per fare la propria offerta prima della eventuale aggiudicazione, perché arrivando con 10 secondi di ritardo potrebbe trovare già il lotto chiuso. Attenzione perché questo non è un giochetto di prestigio, è semplicemente un problema tecnico. L'asta nasce come evento online, artenetworkaste.it e il sito di collezioneorler.it in streaming. Lì avrete l'emissione in tempo reale, internet e quanto accade qui in studio a Marcona Spazio Eventi è assolutamente combaciante. Non accade questo per la televisione. Attenzione a tenere ben presente almeno i 10 secondi di divario rispetto al segnale che riceverete, perché attendendo l'ultimo istante potrete rischiare di trovare già il lotto chiuso. Quindi per chi ci segue dalla televisione l'asta può essere seguita, potete partecipare, ma cercando di intervenire un attimo prima proprio per evitare questo piccolo disguido che è legato alle modalità tecniche con le quali la televisione trasmette. Dicevamo 60 opere, chiedo al nostro Massimiliano che è alla telecamera con Marcello alla regia di seguirci, andiamo da questa parte del nostro studio anche per avere una preview d'insieme. Già giovedì sera, per la verità, abbiamo avuto un appuntamento che ha impegnato le intere 3 ore. Per chi volesse in questo tempo di avvicinamento all'asta andare a cercare anche le schede esplicative di ciascuna opera con gli elementi tecnici, epoca, misura, datazione, vi ricordiamo che è stato predisposto un catalogo video su YouTube, il canale YouTube di Arte Network, dove troverete le icone registrate una per una e le potrete quindi ammirare anche con riprese dedicate. Adesso noi però cominciamo la nostra trasmissione, qui c'è
tutta la parte dedicata ai circa 10-12 pezzi in bronzo di grande pregio, tutti con smalti, che faranno parte della nostra asta. Abbiamo già intravisto alcune opere di alta epoca, come la Madre di Dio della Desis all'icona numero 9, l'Arcangelo Michele all'icona numero 10, la Madre di Dio Fonte di Vita all'icona numero 18. Ora le vediamo così, ma anche perché stiamo per cedere il passo ad una carrellata, questa pregevolissima Madre di Dio di Pokrov, con una tavolozza cromatica che è da brivido per la ricchezza dei colori che propone su un canone che, per carità, non è né raro né insolito, ma in questa forma e soprattutto in questa dimensione è di grande importanza. E poi San Metrofane di Voronezh, icona di grande rarità, e ancora arriviamo poi verso le prime icone. Naturalmente non sono in ordine di numero, era necessario anche fare un allestimento scenografico che fosse idoneo alle nostre icone: la Natività della Madre di Dio di Yaroslav, l'icona di grande importanza, e naturalmente il menologio annuale interamente a fondo oro di Palek, altra gemma. Abbiamo visto il giudizio universale alla numero 8, su cui naturalmente torneremo. Intanto cominciamo con una carrellata delle 60 opere. I telefoni sono aperti, chiamate per fare le vostre offerte in via preliminare, quelle che si chiamano tecnicamente le offerte al banco, verranno registrate, provvederà il nostro centralino ad inserirle nel momento in cui il lotto verrà aperto, e come accade nelle aste internazionali più importanti, talvolta basta una sola offerta per aggiudicarsi opere di grande importanza. Chiamate il nostro centralino, chiedete tutti i chiarimenti, siamo qui per rispondere alle vostre domande fino alle ore 15 e poi lasceremo spazio all'asta. Ma adesso carrellata delle 60 icone racchiuse in questo evento che avrà inizio tra meno di un'ora. Thank you.
Allora, abbiamo cominciato a vedere le prime circa 40 opere che sono proposte oggi nel catalogo d'asta. Alcune indicazioni metodologiche prima di rivedere la parte rimanente del nostro set dove sono state collocate tutte le icone che verranno proposte nel corso dell'asta stessa. Naturalmente avete visto che ogni icona, come sempre, è abbinato un numero, mancando in questo momento la scheda tecnica, è opportuno che vi segnate il numero dell'icona che vi interessa, in modo tale da non incorrere in errori, anche perché l'asta ha di suo una certa fretta, che fa parte del gioco dell'asta, insomma, della partita dell'asta, quindi che vi segnate il numero in maniera tale da non fare confusione tra un soggetto e l'altro. Basterà dire al nostro centralino il numero e quindi ci sarà immediatamente la comprensione dell'icona a cui vi riferite. Potete fino alle 15 fare offerte telefoniche al banco, quindi offerte che verranno registrate al nostro centralino, il quale provvederà ad inserirle al momento in cui il lotto verrà messo in asta. Chiaramente, se la vostra offerta sarà la migliore e resterà la migliore per tutta la durata del lotto, vi aggiudicherete l'opera, altrimenti se l'offerta sarà superata riceverete un messaggio, verrete avvisati che l'offerta è stata superata. Naturalmente, collegandovi ad artenetworkaste.it, il sito, avrete un pulsante dove potrete fare i vostri rilanci in automatico. Vedrete la scheda tecnica dell'opera, vedrete la stima dell'opera e vedrete la base d'asta, ma vedrete anche pian piano le offerte crescenti e voi potrete inserirvi per fare la vostra offerta. Dal momento che questo al telefono non accade in automatico, provvederemo ad avvertirvi che la vostra offerta è stata superata e quindi a chiedervi se vorrete fare il rilancio. Naturalmente è importante per l'asta essere registrati, anche per questo c'è un modulo da compilare nel sito quando entrate se non l'avete già fatto, ma chiamando fino alle 15 il nostro centralino è possibile tranquillamente chiedere ausilio a Collezione Orler per adempiere anche a questa formalità in modo da non incorrere in errori o in problemi che poi portino ad avere un ritardo rispetto all'orario di inizio d'asta. Torno a ricordarvi, perché è molto importante, anche per evitare poi spiacevoli equivoci, che l'asta e la trasmissione e l'emissione del segnale dagli studi qui di Marcon rispetto allo streaming e ad internet avviene in tempo reale. La ricezione del segnale da parte della televisione ha un gap, ha un ritardo di circa 10 secondi. Chi ci segue dalla televisione può rilanciare telefonando, ma non aspettate l'ultimo secondo, perché è chiaro che vedrete la trasmissione con 10 secondi di ritardo e pertanto potreste trovare il lotto già chiuso. Per evitare di incorrere in questo errore, in questo spiacevole problema, è bene fare subito il proprio rilancio. Ovviamente 60 icone, mediamente il banditore si occuperà dell'asta dell'opera singola per un minuto, mediamente, poi insomma non abbiamo il cronometro delle gare di ciclismo, quindi speriamo vi sia tutto molto chiaro, ma per qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il nostro centralino, a cominciare a segnarvi il numero delle icone che vi interessano, evidentemente ad avere qualche documentazione in più anche utilizzando il canale YouTube e poi facendo le vostre offerte al banco prima delle 15, in modo da essere già posizionati nel momento in cui l'asta vera e propria comincerà. Eravamo arrivati all'opera 19, ma ovviamente non in ordine di successione rispetto al nostro catalogo per ragioni di allestimento del set. Vediamo anche l'ultima parte. Siamo qui in diretta 041 456 7816, il numero del centralino, poi c'è anche il numero WhatsApp, insomma, collegatevi con noi da tutti i canali possibili, potete seguire l'asta naturalmente essendo online anche sulla vostra TV smart, ma anche con computer, iPhone, dovunque siate, telefono con connessione internet o connessione wifi, insomma, come volete, partecipate. Dall'icona numero 3, un Mandylion di Jaroslav con basma e nimbo in argento e poi arriviamo alla fine del nostro studio e poi torniamo ovviamente a parlare verso l'asta delle ore 15.
Abbiamo visto tutte le icone che saranno presenti nell'asta. Certo, da qualche riscontro che stiamo avendo è un modo diverso di accostare l'icona rispetto a quanto gli amici e i collezionisti di Collezione Horler sono stati abituati in tutti questi anni a fare e a vedere. Di solito si presenta l'opera, c'è la telefonata al centralino, si parla con il direttore. L'elemento chiave dell'asta è naturalmente la velocità. Chiediamo agli amici e ai collezionisti più abituali del mondo dell'icona di non vivere o peggio soffrire questo passaggio, magari su opere che tenevano d'occhio da qualche tempo, come una sorta di spinta forzosa o spinta forzata alla scelta dell'icona. Non è così. C'è nell'asta un'opportunità importante che nasce dall'avere davanti agli occhi la stima dell'opera e anche una base d'asta fortemente incentivante a fare le offerte. Naturalmente, per riuscire ad aggiudicarsi l'opera, bisogna innanzitutto operare in velocità, perché quel minuto che viene dedicato a ciascuna delle 60 icone possa essere monetizzato al meglio nel momento in cui ci sarà davvero la possibilità di portare a casa, di arricchire la propria collezione o di inserire nella propria raccolta di altra arte che non sia l'icona, opere importanti a prezzi sostanzialmente di costo. Ecco perché occorre fare l'offerta preliminare, se è possibile, se qualcosa vi ha interessato, vi ha intrigato, vi ha invogliato. C'è alle mie spalle in questo momento un grande Sant'Elia del XVII secolo. C'è da quest'altra parte un Natale di Mstiora dell'inizio del XIX secolo, pubblicato non solo sui cataloghi di Collezione Horler, ma anche sul grande volume della Electa Icone e Santi d'Oriente. Abbiamo visto un Mandilium di Yaroslav. Abbiamo visto, Massimiliano, per favore, questa Discesa agli Inferi numero 2, un'icona della fine del XVI secolo, che troviamo in uno stato di conservazione straordinario. Entriamo un attimo in quest'opera, ma... Grazie, grazie, grazie infinite, grazie. Io ho omesso di dire, anzi, facciamo una cosa come si deve, perché saremmo in due ad essere preoccupati, cioè io e voi, se a guidare l'asta fossi io, perché poi ciascuno deve fare quello che sa fare, e allora nell'asta sarete guidati, non lo dico perché è qui o perché mi sente, ma semplicemente perché lo credo e ne abbiamo parlato a lungo con Gabriele, sarete guidati da un professionista come Willy Montini. Quindi lo svolgimento dell'asta sarà anche in ottime mani, come il cocchiere che guida i cavalli più imbizzarriti. Perciò affidatevi con tranquillità, perché non ci saranno equivoci, non ci saranno sovrapposizioni, proprio perché anche chi vi accompagnerà nell'asta è un esperto di questo ambito e quindi sa come guidare momento per momento quanto accadrà nell'asta. Credo sia molto importante per rassicurare tanto chi sta chiamando il nostro centralino quanto chi interagirà con internet, perché sapere che chi guida l'auto è un pilota serio e affidabile permette di fare tutto con maggiore serenità e tranquillità. Quindi operate con grande tranquillità, perché tutto avviene nella massima trasparenza, anche e soprattutto perché poi internet permette pochissimi interventi artificiosi e dall'esterno. Torniamo su quest'icona numero 2. Dicevo in sede di introduzione che il vantaggio dell'asta rispetto ad altre presentazioni, basta che non lo usi con me, poi rispetto ad altre presentazioni, è che dà esattamente la stima dell'icona. Quando parliamo di una Discesa agli Inferi della Russia del Nord della fine del XVI secolo, che propone una stima d'asta, attenzione, perché le stime d'asta le trovate nel nostro sito. Artenetworkaste.it è il luogo dove trovate tutti i dati che io vi sto fornendo. Quindi anche in questo caso trovate nel sito, prima dell'inizio dell'asta,
per ogni icona la stima dell'asta e la base d'asta. Nel corso dell'asta, chi sarà collegato online vedrà in tempo reale aumentare le offerte e quindi potrà altrettanto in tempo reale effettuare i rilanci. Evidentemente, pur potendo contare sul nostro centralino, la richiesta e la preghiera è che il maggior numero di persone si colleghi online in modo da agire in maniera tempestiva tra quanto accade nella realtà e la vostra intenzione di rilanciare. Sull'opera numero 2 troviamo una stima d'asta che, insisto, trovate per ogni icona nel sito di svolgimento dell'asta di 25-30.000 euro. La base d'asta che vi verrà annunciata è di 10.000 euro. Visto che serve chi conosce, visto che serve chi conosce, certo. Allora, rispetto alle regole, certo, un incentivo a partecipare, certo, rispetto alle regole consuete dell'asta, questi sono dettagli che si stanno definendo proprio in questo momento, anche alla luce della vostra partecipazione e della vostra vivacità con il nostro centralino, normalmente i rilanci vengono chiesti nella misura del 10% della base d'asta. Quindi su un'opera come quella che stiamo vedendo, per fare l'esempio al numero 2, 10.000 euro di base d'asta, il rilancio dovrebbe essere minimo di 1.000 euro ciascuno. Per quest'asta, che è anche un po' l'esordio in questo tipo di iniziative da parte di Collezione Orler, per la base d'asta fino a 5.000 euro verranno accettati rilanci di 100 euro. Da 10.000 euro in su, rilanci di 500 euro. Quindi, un ulteriore motivo per partecipare e per intervenire, perché, signori, stiamo guardando l'icona numero 2 perché su questa ci siamo fermati e perché è assolutamente l'icona più antica tra quelle oggi proposte nel nostro evento, ma un conto è da 10.000 rilanciare a 11, un conto è da 10.000 poter rilanciare a 10.500. Quindi attenzione, rilanci da 100 euro per basi d'asta fino a 5.000 euro e rilanci da 500 euro per basi d'asta da 10.000 euro ed oltre. Su quest'opera vedete una proposta di base d'asta di 10.000 euro. La stima è 25-30.000 euro. Ma se vogliamo proseguire, l'icona numero 3, altra grande e importante opera di Jaroslav, un mandilion del XVIII secolo, basma e nimbo in argento. La stima dell'opera è 7.000-8.000 euro. La base d'asta per oggi è 3.600 euro. Vuol dire che su quest'opera si accettano rilanci dalla base d'asta di 3.600 di 100 euro in 100 euro. E se proseguiamo venendo per esempio a una straordinaria icona, la numero 24, grande icona della Dormizione della Vergine, ma soprattutto pezzo storicamente fondamentale per quanto concerne i vecchi credenti, la comunità di Vig, siamo di fronte a qualche cosa di veramente unico per quanto concerne le proposte di icona anche possibili riguardo a quanto offre il mercato internazionale. L'icona numero 24, un inizio del XIX secolo, siamo a Vig, osserviamo anche i colori di questa tavola straordinaria, 53,5 x 47 centimetri, la stima di 7-8.000 euro vale oggi una base d'asta di 2.800 euro. Significa che con 2.800 euro di offerta quest'opera entra in gara
e procede nella gara di 100 euro in 100 euro. Signori, consentitemi, nulla. Nulla di 100 euro in 100 euro. Su un'opera così da 2.800 euro, chiedere il 10% del valore di base d'asta, cioè almeno 280 euro a rilancio, perdonatemi, su una stima di 7-8.000 euro, è chiedere davvero il minimo. Eppure, per favorire la vostra partecipazione oggi, per favorire il vostro coinvolgimento, di 100 euro in 100 euro, al di sotto dei 5.000 euro di base d'asta, 100 euro in 100 euro. Veniamo anche, poi c'è l'alta epoca naturalmente, io sto andando molto random, se avete richieste sulle opere che abbiamo visto non mancate di chiamare il nostro centralino, fate le vostre offerte al banco, chiedete le informazioni, registratevi se non lo avete già fatto, fatevi registrare, insomma utilizzate il nostro centralino che oggi è ricchissimo anche in termini di presenze, di partecipazioni. Ringraziamo Tommasina, ringraziamo Emanuela, ringraziamo Anna, c'è Gabriele naturalmente, oggi c'è l'arsenale al completo, diciamo. Come? Parterre de Rois, oggi grande, grande evento e grandi presenze, poi abbiamo i tecnici che operano rispetto ad internet. Icona numero 36, per parlare delle opere di alta epoca, siamo di fronte all'immagine, ultima parte del XVII secolo, 31 per 27 centimetri. €6,000-7.000 euro. La stima dell'opera, base d'asta, signori, da non credere, a 2.000 euro. Base d'asta da non credere a 2.000 euro. Ma cosa aspettate ad andare a colpire laddove si deve colpire? Sono 60 opere, signori, non dovrebbe rimanerne neppure una. Ma se qualcosa deve restare, non è questo. Se qualcosa deve restare, non è quel Cristo con la discesa agli inferi del XVI secolo. Certo. Allora, intanto... abbiamo le prime offerte che sono arrivate al banco, quindi le mostro volentieri. Partiamo dalla... andiamo pure larghi, Massimiliano, tanto è bene che le vedano il più possibile. Abbiamo offerte sulla numero 7, questa stupenda crocifissione con più parti della regione di Vladimir, 48,5 x 36 centimetri, 5-6.000 euro. La stima dell'opera, base d'asta incredibile, a 1.000 euro. A 1.000 euro. Abbiamo proposte, ringraziamo. Sull'icona numero 9, la Madre di Dio della Desis, alta epoca, Mosca, ultima parte del XVII secolo, 30,7 x 26,5, 6.000-7.000 euro la stima, base d'asta 2.500 euro. Vi sto mostrando le opere su cui ci sono offerte, anche perché lo dobbiamo alle amiche e agli amici che hanno già fatto e segnalato il loro interesse per l'opera. Sulla 18 che abbiamo all'altro angolo del nostro studio, intanto la nostra telecamera si muove anche piano, in modo tale che possiamo vedere tutto. Sulla numero 18, altra opera di alta epoca, la Madre di Dio Fonte di Vita, XVII secolo, Russia centrale, 5.000-6.000 euro la stima, 2.500 euro la base d'asta. Ma andiamo a vedere, signori, di quanto è stato ridotto la base di partenza e di richiesta su ogni icona rispetto alla stima che è il valore reale
di mercato che l'icona possiede. Questo, amiche ed amici, è un valore aggiunto rispetto ad ogni altra proposta televisiva che possiamo farvi, considerando il fatto che nella diretta televisiva tradizionale all'opera viene indicato il prezzo di richiesta, che poi potremo insistere essere più o meno valido, più o meno interessante, più o meno conveniente, ma lì ci fermiamo. Oggi l'asta vi dà il polso di vedere e di comprendere qual è il valore di mercato reale dell'icona oggi, anche rispetto a chi vorrebbe o a chi dipinge scenari un po' trasformati rispetto a qualche tempo fa sull'icona, ma l'icona ha perso, interessa meno, ha un mercato di nicchia, non è più come una volta. Non è così, lo è e lo ripetiamo ogni volta, in un'Italia che perde la bussola su troppe cose, ma se ci affacciamo al mercato internazionale, opere così come questa Madre di Dio Fonte di Vita chiede ben oltre i 6-7 mila euro di stima e di richiesta. E sono contento, dalla Madre di Dio Fonte di Vita, complimenti, perché c'è anche un fatto personale, questa, signori, è consigliatissima. Questa è consigliatissima, ci siamo già passati. Quest'opera numero 24, La Dormizione della Vergine, 7-8 mila euro di stima, consentitemi, quasi ingenerosa, 2.800 euro la base d'asta di quest'oggi, ma qualcuno ha già fatto la propria offerta. Complimenti vivissimi, perché l'opera lo merita davvero e vi portereste a casa un'icona di grandissima importanza, non solo dal punto di vista della qualità artistica, che è di tutta evidenza, ma anche sotto il profilo della rilevanza storica, che è poi il valore aggiunto che non tutte le icone hanno. Ma quando un'icona viene da Vig, viene dal cuore della comunità dei veri credenti e arriva qui, beh, allora, amiche ed amici, è una possibilità da scippare immediatamente per arricchire la propria collezione e, perché no, portarsi la prima icona in casa. Oggi è l'evento degli amici della prima volta, di coloro i quali hanno indugiato e hanno scelto o sceglieranno il 20 di dicembre come data ideale per portare in casa la prima icona. C'è poi la numero 31, e dobbiamo tornare dalle parti della facciamo il pendolare, facciamo il pendolo oggi con Massimiliano. La numero 31, la Madre di Dio, il Cristo della Desis, con alla tua destra la Regina, una declinazione particolare dell'icona della Desis, perché il Cristo in trono si accompagna alla Madre di Dio incoronata. Siamo nel XVIII secolo, 33,2 per 28,5, 3.000-4.000 euro la stima dell'opera, nulla la base d'asta, 1.300 euro. Quello è il numero. Così è diretto rispetto a quelli della TV, per il ritardo che hai detto. Perfetto. Quello è il numero per le offerte telefoniche. Ok, il 331 che apparirà. Perfetto, perfetto. Grazie. Gabriele fa un ulteriore incentivo, visto che ci sono anche i bronzi, le basi d'asta basse. Quello che abbiamo detto dei rilanci, tra 0 e 1000 addirittura ridotto a 50. Possono offrire con rilanci di 50. E allora volevo andare... Sì, sì, no, beh, siamo al di sotto del minimo. Allora, andiamo sui bronzi, li mostriamo tutti, perché, signori, oggi ci sarebbe da auspicare che i vostri regali di Natale dovessero arrivare anche all'Epifania. Non vi preoccupate, perché questi sono i grandi regali. Oggi c'è da auspicare che qualcuno scelga oggi le icone in bronzo e ne faccia incetta. Dalle basi d'asta, da zero, beh, non c'è la base d'asta zero, dalle basi d'asta minime fino a 1.000 euro, i rilanci accettati saranno di 50 euro.
Naturalmente le basi d'asta di tutti questi bronzi sono inferiori, siamo tra i 4, i 5, i 6, i 700 euro, non di più, vuol dire poter rilanciare di 50 euro in 50 euro. Tra poco vedrete apparire sul teleschermo, accanto ai numeri tradizionali del nostro centralino e di WhatsApp, anche il 331 di prefisso che servirà per le offerte telefoniche per chi ci segue dal web, attenzione, non per chi ci segue dalla televisione. Chi ci segue dalla televisione continuerà ad usare 041 456 7816 e naturalmente il 388 8659 858. Per chi ci segue da internet ma vuole rilanciare al telefono, avrete tra poco il 331 di prefisso con il numero che servirà solo per voi, mi raccomando, in modo tale che l'interazione, essendo su internet, sia più veloce. Ma grazie intanto a Massimiliano che ha mostrato questi bronzi. Magari alzo leggermente quelli che sono stati posati, anche perché se anche rifulgono non importa, basta vedere un po' meglio magari l'immagine. Signori, sono 12 bronzi di grandissimo livello. Guardiamo il numero 44, questa Madre di Dio di Smolensk, con smalti policromi 15x12,7, una stima di 1.500-2.000 euro, che vanno oggi ad abbattersi a una base d'asta di 900 euro. Siamo ancora nella soglia dei rilanci di 50 euro in 50 euro per mettere l'opera in gara e per potersela aggiudicare. Praticamente tutti i bronzi sono con base d'asta inferiore ai 1.000 euro, sì, assolutamente, per cui sui bronzi, e non solo sui bronzi per la verità, basta guardare quest'icona numero 38, che abbiamo, poi mi voglio soffermare un attimo prima di prima della volata verso l'asta vera e propria sul giudizio universale, ma guardiamo quest'icona numero 38, i sette, perché non si dica, va bene però le icone in bronzo, ma sulle tavole i sette dormienti di Efeso, icona molto difficile dal punto di vista della reperibilità, fine XVIII secolo, 17,5x14,8, 1.500 euro, 2.000 euro la stima, la base d'asta è 900 euro. Significa che su questa tavola dei sette dormienti di Efeso, su questa tavola potrete procedere con 50 euro di rilancio per volta. Adesso è il momento di intervenire, signori, non aspettate l'asta, fate le vostre offerte al banco per acquisire una sorta di primazia in astri di partenza, che poi ovviamente conterà nella competizione anche con gli altri partecipanti, ma attenzione, attenzione alle icone che sono di grande interesse. Non abbiamo guardato le rizze in argento, quindi un istante, la numero 35, la Madre di Dio, Gioia degli Afflitti, XVIII secolo, 7.000-8.000 euro la stima, 4.500 euro la base d'asta, significa poter andare di rilanci di 100 euro in 100 euro. Ma per quanto riguarda le rizze in argento, l'icona numero 23, questo emozionante Cristo Pantocrator Moscovita, 1869 il punzone della rizza, 30x26 centimetri, 7-8.000 euro la stima, 4.200 euro la base d'asta, ancora una volta con possibilità di rilanci di 100 euro in 100 euro, 50 euro, 50 euro, fino a basi d'asta di 1.000 euro. Guardate che icona, con quella fondo oro perfettamente conservato, un lavoro in argento strepitoso che però non toglie all'icona, come accadrà per l'opera accanto, la numero 15 che vediamo tra poco, quella caratteristica che è molto amata dai collezionisti, e cioè
il vedere anche la parte pittorica dell'icona, non avere l'icona celata dal rivestimento in argento. Non dimentichiamo che tutte le icone sono dipinte al di sotto dell'argento, non vengono mostrate, divise, diciamo, per evitare danneggiamenti nel continuo togliere e mettere, ma le icone di collezione Orler, lo verificherete nel momento in cui avrete l'icona tra le mani, sono interamente dipinte. Chiaramente in questo caso il nimbo e la basma non si possono rimuovere perché non vanno ad intaccare la parte pittorica dell'icona. Preziosissima l'icona numero 15. Anche questa icona da grande collezione, San Pietroburgo, argento 1840, 45x38 centimetri, non è solo l'argento ma è anche un argento niellato con una lavorazione che è rarissima nell'antica Russia perché viene poi a prendere piede in epoca più tarda. Questa è peraltro una rizza ascrivibile a un orafo che lavorava nell'ambito anche degli arredi liturgici. Vediamo anche la cura con cui ha inserito questi piccoli medaglioni che vanno a descrivere le singole feste. San Pietroburgo, 1840 il punzone, 45x38 centimetri, 8-9.000 euro la stima, 3.500 euro la base d'asta su cui potete ancora rilanciare di 100 euro in 100 euro. Perfetto, allora lo ricordiamo, grazie. Il 331-2078-350, che poi è il numero che avete usato in questi giorni per chiedere anche informazioni in tempo reale sullo svolgimento dell'asta, 331-2078-350 è per chi ci seguirà via web, quindi Arte Network Aste, oppure lo streaming di collezione Orler, e vorrà fare rilanci al centralino, quindi senza utilizzare il pulsante in automatico. Mi raccomando, chi ci segue dalla televisione, continui ad utilizzare lo 041 456 7816 e il 388 8659 858. Lasciamo il 331 a chi ci segue cortesemente via web. E poi l'icona numero 16 rispetto alle rizze in argento. Questa è una Madre di Dio di Vladimir che dovrebbe segnalarsi tra le prime, se non altro per il significato che l'icona possiede nella storia della Russia. Siamo a Mosca, 18 secolo, una grande rizza in argento con questo lavoro che va a completare il nimbo con una corona. Signori, questa è un'icona strepitosa. Guardiamo le tonalità anche delle vesti della Madre di Dio e del bambino. Stato di conservazione impeccabile, una stima di 9-10.000 euro, una base d'asta di 4.000 euro. Oggi potete scegliere l'eccellenza dell'icona. Grazie a chi sta facendo offerte al banco, grazie a chi sta chiamando il centralino per chiedere delucidazioni e informazioni. Naturalmente non snobbiamo, rimaniamo pure qui Massimiliano, i trittici, ne abbiamo due oggi, il numero 21 e il numero 20, vediamo il numero 21, questo trittico, siamo sempre nell'ambiente dei vecchi credenti, la Madre di Dio del segno con i santi Giorgio e Michele, siamo a Vetka anche in questo caso, ambiente dei vecchi credenti, importante trittico, 4-5.000 euro la stima, 2.200 euro la base d'asta. Attenzione, non è una, metto anche la mano perché si veda che non è un'icona da viaggio, diciamo così, ovviamente si poteva chiudere e anche indossare grazie a questi due inserti del metallo che custodisce le parti lignee dell'icona, ma si tratta di un'opera che misura esattamente aperta 46,5 x 16,6 centimetri. Mancano circa 7 minuti all'inizio dell'asta ufficiale e pertanto soffermiamoci su questo straordinario capolavoro all'icona numero 8. Se non è il top lot, visto che abbiamo anche dinanzi agli occhi un'icona del XVI secolo, ma insomma siamo
veramente all'apogeo per quanto concerne l'icona e la tipologia iconografica rispetto alla collezione e al collezionismo di icone. Grande icona del giudizio universale, lo so che molti di voi sono lì ad aspettare che cosa si può fare, che cosa può succedere su questa icona. Siamo a Yaroslavl, è un'icona della fine del XVIII secolo. Le gemme, i pezzi unici, i tesori dell'arte dell'icona, da quanto tempo questo a parte, non vedevamo un'icona del giudizio universale nelle nostre proposte televisive, nei nostri appuntamenti della domenica e in quelli che recentemente si sono aggiunti del giovedì. Grande giudizio universale, fondo oro, stato di conservazione impeccabile. La stima è di 60-70 mila euro, la base d'asta irreale è 40 mila euro. Vi ricordo che sulle opere che hanno basi d'asta superiori a 10 mila euro il rilancio è di 1000 euro in 1000 euro. Ma gentili amiche e gentili amici, 500, chiedo scusa, oltre i geni 10.000, addirittura è di 500 euro, quindi 40.500 e l'opera è in gara, quindi certo, comunque no, chiedo scusa, è un errore mio, 500 euro sopra i 10.000 euro, 100 euro sotto i 10.000 euro, 50 euro sotto i 1.000 euro, quindi attenzione ad approfittare, ma signori, quando si guarda qualcosa di così straordinariamente importante sotto ogni punto di vista del collezionismo, della storia, dell'arte, dei musei, della ricerca del meglio a livello mondiale, poter oggi ambire a un'opera così da una base d'asta di 40.000 euro che è inferiore alla metà del suo valore reale, rilanciando di 500 euro in 500 euro, vuol dire vivere un momento d'asta che nessuno è in grado di proporvi oggi sul mercato internazionale. Quindi, riassumendo, visto che il tempo ci è tiranno, anzi chiedo alla regia di darmi il minutaggio come se fossimo in conclusione, perché poi lasceremo la parola a Willy Montini perché possa cominciare l'asta nei tempi stabiliti. Ah, perfetto, abbiamo ancora un attimo di respiro. Quindi, vi ricordo, l'asta va in onda online, artenetworkicone.it e nello streaming di Collezione Orler. Arte Network Aste, abbiamo Massimiliano che è un angelo custode non solo nelle immagini ma anche in quello che dice il presentatore che vaneggia. artenetworkaste.it, grazie infinite. Collegatevi con il sito. In quell'ambito potrete rilanciare utilizzando il pulsante apposito. Vedete la scheda tecnica dell'icona, vedete la stima, vedete la base d'asta, ma soprattutto vedrete in tempo reale i rilanci e quindi potrete a vostra volta effettuare i vostri. Potete anche effettuare i rilanci osservandoci in internet con il numero 331 di prefisso, mentre chi ci segue dalla televisione ha a disposizione gli altri due numeri. È molto importante sottolineare che la televisione, perdonate la pedanteria, ma non vogliamo poi avere spiacevoli inconvenienti, arriva con un'emissione nelle vostre case di circa 10-15 secondi di ritardo. Quindi non aspettate l'ultimo istante della trasmissione televisiva. Perfetto. Tranquillo. Ma attenzione, non aspettate l'ultimo istante nella visione televisiva perché probabilmente troverete il lotto chiuso. Non è un problema di Collezione Orler, è un problema di tecnica televisiva. Il segnale va mandato alla centrale emittente e poi va mandato a casa vostra e in questo si perdono una serie di secondi di tempo. Io mi fermo qui, chiedo al nostro Massimiliano di tenere ancora, non abbiamo mostrato molte opere ma ora ne vedete una per una con il nostro Willy, a cui lascio la parola, che ringrazio per l'aiuto e per la presenza in questa asta straordinaria di Collezione Orler. Andiamo, dicevo, nelle mani di un professionista coi fiocchi e quindi vi guiderà al meglio in questa ora di trasmissione. Noi ci rivediamo a partire dalle 16.01 fino alle 17.00.
preparazione. Iniziamo senza più temi. L'opera numero 1, lotto numero 1, Daisies con quattro evangelisti, scuola di Mosca, XIX secolo, una tavola grande 46 cm per 38,5, va per inteso che spero tutti quanti abbiate preso visione del catalogo preventivamente rispetto all'asta, non avremo tempo di soffermarci su inquadrature o particolari delle singole opere. Chi segue diciamo l'asta online vede la scheda dell'opera imbattuta. Stiamo battendo il lotto numero 1 che rispetto ad una stima di 7-8 mila euro ha base d'asta di 2.500, dunque ordine di grandezza delle offerte in aumento soli 100 euro, attendiamo una battuta a 2.600 per il lotto numero 1, 2.500 per la prima, 2.500 per la seconda. Mi vedrete volgere lo sguardo ai monitor televisivi, alla piattaforma web, a tutto il parterre de rois che prende, diciamo così, acquisisce opere per via telefonica ed altro, ringrazierò più tardi. Non ho battute al momento, sento trillare i telefoni e quindi formula di rito per il lotto numero 1, 2.500 per la prima, 2.500 per la seconda e 2.500 euro posso ritirare in venduto il lotto numero 1 e così faccio. Passiamo al successivo, lotto numero 2, lotto numero 2 della nostra asta, Resurrezione e discesa agli inferi. Questa è una tra le opere su cui è stato dimostrato maggiore interesse durante lo svolgimento pre-asta illustrazione di catalogo. È questo straordinario, probabilmente l'icona più antica, l'opera d'arte di più alta datazione per quanto riguarda tutta l'offerta di questo straordinario catalogo, Resurrezione e discesa agli inferi, fine del XVI secolo, attenzione, tavola cinquecentesca, scuola Russia del Nord, un'ampia tavola, 55,5 per 35,5. Ho già svariate offerte e quindi 10.000, 10.500, 11.000, i rilanci vi ricordo, oltre i 10.000 che sono base d'asta per questo lotto numero 2 nell'ordine di 500 euro, io ho già raggiunti in questo momento, guardo eventuali rilanci, siamo a 15.000, dobbiamo aggiornare in piattaforma, siamo già con l'offerta raggiunta di 15.000 euro. Dunque il lotto numero 2, questa straordinaria discesa agli inferi, è in asta per quanto mi riguarda. Attenderò formula di rito almeno, voi capite e mi scuserete per questo, i 10-15 secondi di ritardo rispetto all'emissione televisiva per formula di aggiudicazione. Stiamo battendo il lotto numero 2, Resurrezione e discesa agli inferi, fine del XVI secolo, Russia del Nord. Già raggiunta la battuta in aggiudicazione, io sono in aggiudicazione a 15.000 euro, prossimo rilancio eventuale a 15.500. Per la prima, 15.000, vedo che debitamente aggiornato in piattaforma online, sala d'asta, sotto questa dicitura, sotto l'indicazione lotto numero 2, l'ho anche io qui di fronte ovviamente, voi trovate l'offerta corrente che in questo momento sta per diventare aggiudicazione, il cosiddetto warning, quindi per la prima 15.000, si chiede battuta successiva a 15.500, 15.000 per la seconda e 15.000 euro posso aggiudicare il lotto numero 2, nulla al telefono, nulla online, nulla in televisione. Grazie, aggiudico, è aggiudicato il lotto numero 2, mi permetto di complimentarmi con l'ignoto acquirente. XVIII secolo, una tavola grande 41 cm per 32,5, una stima di 7-8 mila euro, la base d'asta nell'ordine di 3.600 euro, come trovate indicato adesso in piattaforma. Battiamo il lotto numero 3, si chiede offerta in aumento di soli 100 euro. 3.600 per la prima, 3.600 euro per la seconda, 3.600 euro, si chiederebbe una battuta ulteriore successiva a 3.700, 3.600 per la prima, 3.600 per la seconda e 3.600 euro posso ritirare in venduto il lotto numero 3, grazie. E passiamo al successivo, lotto numero 4.
del nostro catalogo, menologio annuale, cioè calendario, scuola di Palek, probabile, inizio XIX secolo, una tavola in ottimo stato di conservazione, 35 cm,5 x 31, battiamo l'opera numero 4, indicata la stima 12-15.000 euro, voi vedete in sala d'aste la base d'asta iniziale di 5.500, è già giunta con offerte al banco ed altro, perdonate, a 6.400 euro. Si richiede eventuale intervento con prossima offerta a 6,6, ma è già superato 6,8 all'ora, perché abbiamo rilanci in realtà di 200 euro. Allora chiederei, vedo indicato 6.900 e quindi ulteriore rilancio a 7.000, esatto, è facoltà comunque del direttore della vendita variare l'ordine delle offerte, ma teniamo allora l'ordine dei 200, ne avrà vantaggio chi aveva offerto precedentemente 6.800, 7.000 li avevamo, è un rilancio? Hai qualcuno al telefono? Quindi 7.200. Allora 7.200, aggiorniamo in piattaforma, stiamo battendo il lotto numero 4, calendario, menologio annuale, 7.400 adesso. 7.400 per la prima. Aspettiamo aggiornare la piattaforma, eccola, 7.400 per la prima, 7.600 per la prima, 7.600 per la... No, Emanuela, lei è stata superata, ho un'altra battuta a 7.600 e 7.800, rilancio ulteriormente chi è in linea con Emanuela, immediato rilancio ad 8.000, molta gara, come speravamo, incentivata dall'entità del rilancio, siamo ad 8.000 cifra tonda, sto per aggiudicare, ultimo warning, avviso, 8.000 per la prima, 8.000 euro per la seconda, 8.000 euro, non sento né vedo altri rilanci, io non ho offerte al banco, riserva superata, 8.000 posso aggiudicare e 3, aggiudicato il lotto numero 4 ad 8.000 euro. Il successivo, lotto numero 5, Madre di Dio del Roveto Ardente, Russia, regione di Vladimir, XIX secolo, una tavola 71 cm per 58,5, allora la base d'asta di 1.000 euro è già surclassata da varie offerte al banco e telefoniche, avevamo 1.000, 1.200, 1.500, siamo a 1.800 euro, 1.800 euro, quindi ampiamente in gara questo lotto numero 5. Per la prima, siamo ancora nell'ordine di grandezza, ricordatelo, sino ai 5.000 euro possibile per voi di intervento in battuta di 100 euro in 100 euro in aggiunta, io sono a 1.800, prossima offerta prevista a 1.900 per questa bella tavola, il lotto numero 5, Madre di Dio del Roveto Ardente, 1.800 per la prima, 1.800 euro per la seconda e 1.800 euro. Ecco, vedete scorrere anche la barra in giallo che dà il warning, seconda l'abbiamo detto, e dunque per la terza posso aggiudicare 1.800, 1 e 2 e 1.800 euro, aggiudico e 3, è aggiudicato il lotto numero 5 a 1.800 euro. Lotto numero 6, nascita della Vergine. Nascita della Vergine, scuola di Jaroslav, fine del XVIII secolo, 35,5 cm per 29, stima 6-7.000 euro, base d'asta di 3.000, con battute in aumento di soli 100 euro. 3.000 euro per la prima, 3.000 euro per la seconda. Non ho purtroppo tempo e modo, Alessandro vi ha già illustrato ampiamente nella prima parte della trasmissione televisiva e immagino voi abbiate avuto tempo per consultare debitamente il catalogo molto ben documentato, in più avvalorato da riprese televisive via streaming e via canale TV, appunto delle icone che stiamo battendo. Non ho offerte in aggiunta, posso ritirare per la prima, per la seconda, 3.000 euro è ritirato in venduto il lotto numero 6. Lotto numero 7, crocifissione con più parti, molti interventi al banco, XIX secolo, Russia, scuola di Vladimir, ampio formato 48,5 x 36 e aggiornato in piattaforma, i 1.000 euro di base ci portano già a 1.700 addirittura. Io avevo 1.500 al banco, già surclassato da altre due offerte, 1.700 si chiede prossima battuta a 1.800 euro. Per l'opera numero 7, crocifissione con più parti,
1.700 per la prima, 1.700 euro per la seconda. Abbiamo qualcuno in linea, perdonate, un attimo di pazienza. Devo sempre pensare, lo faccio per parte del pubblico, non c'è Remorra chi è collegato online e sta partecipando con offerte a chi sta seguendo per altra via la nostra battuta d'asta. 1.700 per la prima, 1.700 euro per la seconda. Ho un warning, ho forse qualcuno collegato, vi chiedo di procedere lestamente, ragazze, nella raccolta delle offerte eventuali, altrimenti, ultimo avviso, lo ripeto ancora, lotto numero 7 in battuta d'aggiudicazione, per la prima 1.700, per la seconda 1.700, non ho e sento rilanci, e 1.700 euro, perdonate, ma devo aggiudicare, vanno garantite e premiate le offerte precedenti e soprattutto la partecipazione. È vero, c'è un'amplissima possibilità che vi è data, aggiudicato il lotto numero 7 a 1.700 euro di partecipazione con varie opportunità. Guardate i numeri in sovraimpressione, per chi sta seguendo la trasmissione via streaming suggerisco la partecipazione con il numero 331 20 78 350, che è quello che esente dal ritardo dell'emissione televisiva, altrimenti partecipazione con BitKit Live Bid, piattaforma online. Il lotto successivo, lotto numero 8, straordinaria tavola, 18 secolo, scuola di Jaroslav, giudizio universale, enorme formato di poco meno di 80 cm per 65, una base d'asta di 40.000 euro, richiesto eventuale primo rilancio di soli 500 euro in aumento. 40.000 per questo straordinario lotto numero 8, giudizio universale. 40.000 euro per la prima, 40.000 euro per la seconda, 40.000 euro, nulla sento e vedo, e allora per adesso delibero e ritiro invenduto il lotto numero 8 alla base di 40.000 euro e 3. Il lotto successivo, lotto numero 9, alcune indicazioni, vediamo, Madre di Dio della Daisies, fine del 17 secolo, scuola di Mosca, 30 cm,7 per 26,5, stima di 6-7.000 euro, base d'asta di 2.500, io ho l'offerta al banco di 2006 e quindi chiedo ulteriore rilancio a 2.700 per il lotto numero 9. 2006 l'ho già, attendo bravissimi, infatti aggiornata la piattaforma, prossima battuta eventuale a 2.700, 2.600 e 7 in questo momento, 2.007 per la prima, quindi prossima battuta lo si vede ben indicato a schermo e in piattaforma a 2.800 euro, 2.007 per la prima, 2.700 per la seconda. Stiamo per deliberare per l'opera numero 9, Madre di Dio della Daisies, fine del 17 secolo, scuola di Mosca. Abbiamo la battuta a 2.700 euro. Ultimo avviso, qualcuno in linea per la prima, per la seconda. Pochi secondi ritardo per emissione televisiva, libera la telefonata, allora aggiudico a 2.700 euro, 1 e 2, 2.007 e 3, battuto. Aggiudicato il lotto numero 9. Numero 10. San Michele Arcangelo, fine 18 secolo, scuola russa del nord, tavola 54,5 per 35,5, una stima indicata di 6-7.000 euro e un'invogliante base d'asta di soli 1.000 euro. Abbiamo offerte a 1.000, a 1.100, a 1.200, a 1.300, a 1.500, a 1.600. Infatti, aggiornata la piattaforma a 1.600 euro, per il lotto numero 10, San Michele Arcangelo, prossimo rilancio, l'opera è già in gara, a 1.700 euro. 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda, è vero, attende la terza battuta, e cioè la delibera di aggiudicazione. In questo momento sto per farlo, a 1.600 euro, sento trillare i telefoni, 10 secondi di tempo allora per chi collegato in linea telefonica con il nostro centralino, io sto per aggiudicare a 1.600 euro, chiederei l'offerta prossima eventuale a 1.700, stiamo battendo l'opera numero 10,
San Michele Arcangelo, 1.600 per la prima, 1.600 per la seconda e 1.600 euro delibera da giudico aggiudicata e 3, grazie. Certo è che qualcuno vorrà, e stiamo raccogliendo offerte, partecipare telefonicamente per opere successive. Questo è un suggerimento che mi permetto di dare. Chi volesse partecipare per via telefonica, se non su piattaforma online, ad un prossimo lotto, l'ovvio suggerimento è quello di telefonare in anticipo e non alla visione del lotto medesimo. Altrimenti si rischia per tempistica di non riuscire ad intervenire in tempo utile. Il lotto numero 11, ascesa infuocata del profeta Elia, fine XVII secolo, Russia del Nord, grande tavola 71,5 cm x 57,5, la base d'asta indicata rispetto ad una stima di 12-15 mila euro in soli 3 mila euro. La battuta è il lotto numero 11 in asta, la battuta di richiesta per la gara è di soli 3.100 euro. Lotto numero 11 a 3.000 per la prima, a 3.000 per la seconda. Non sento, non vedo offerte, guadagno tempo per lo svolgimento dell'asta, ritiro in venduto il lotto numero 11 e 3, grazie. Lotto numero 12, capo di San Giovanni Battista, inizio del XIX secolo, Russia sud-occidentale, 31,5 cm x 26,3, stima 4.500, base d'asta di 1.500 euro, è l'icona numero 12 del nostro catalogo, 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda e 1.500 euro, non trovo offerte, 1.500, 1 e 2 e 1.500 ritirato in venduto e 3 per mancanza di gara, il lotto numero 12, grazie. Altro pezzo molto importante del nostro catalogo, il lotto numero 13. Dunque, base d'asta indicata, la vedete, in 22.000 euro, la stima di 30-40.000, stiamo battendo il lotto numero 13, Natale, Russia centro-settentrionale, Mistera, inizio del XIX secolo, enorme tavola, 69,5 cm x 78,5, la base d'asta di 22.000 euro, si richiederebbe battuta in aumento di 500 euro in aumento, questo per incentivare la gara. Sto vedendo collegamenti telefonici ed interventi, ho il 22.500 allora, ho il 22.500 per questa straordinaria icona, il lotto numero 13, il lotto numero 13, allora 22.500, sappiate, ecco, chi dovesse voler entrare in gara non è detto sia raggiunta eventuale riserva, in questo momento si chiede la prossima battuta a 23.000, come bene indicato in piattaforma. Io ho la sala d'asta con battuta a 22.500 per la prima, 22.500 per la seconda e 3. Allora 23.000 in questo momento, 23.000 per la prima, 23.000 euro per la seconda e 23.000 euro, prossima battuta a 23.500 per questa straordinaria icona a soggetto del Natale, 23.000 per la prima e la seconda e 23.000, posso deliberare, aggiudico? No, posso aggiudicare? Sì, un attimo di decisione, aggiudico e 3, complimenti, era il lotto numero 13, forse è appunto alle mie spalle, ma lascerei questo sfondo, insomma, non credo ci sia tempo e modo di cambiare, non ce ne vorrà l'aggiudicatario. Il lotto successivo, lotto numero 14, Madre di Dio del Roveto Ardente, forse, se non erro, la prima icona del catalogo con rizza in argento dorato, San Pietroburgo, 1853 come risulta da Punzoni, Orafo Bogdanov, 28 cm per 22, stima 5-6 mila euro, battuta d'asta partendo dalla base di 2.000, si chiede offerta a 2.100. Per la prima è in battuta il lotto numero 14 con rizza in argento dorato, argentiere Bogdanov, scuola di San Pietroburgo, Madre di Dio del Roveto Ardente, 2.000 euro per la prima, 2.000 euro per la seconda, 2.000 euro. Posso deliberare? Ritirata in venduta per mancanza di gara l'opera numero 14. Lotto numero 15, le 12 feste,
ancora una volta Rizza, questa volta di più ampia lettura la parte dipinta, le 12 feste, Punzone 1840, Pietroburgo 45 cm per 38, stima 8-9 mila euro, base d'asta di 3.500. Io non ho offerte al banco per l'opera numero 15. Chiedo eventuali offerte e rilanci, prossima battuta a 3.600. 3.500 per la prima, 3.500 per la seconda, 3.500 euro, nulla dal centralino, nulla dalla piattaforma. Posso ritirare in venduto il lotto numero 15 e 3, grazie. Lotto numero 16, Mosca, 46 cm per 37,5, stima importante di 9-10 mila euro, una base d'asta invitante di 4 mila. Prossima battuta per la gara a 4.100 euro. Arte Network Orler ha voluto incentivare per quanto possibile la partecipazione alla gara, lo abbiamo ripetuto più volte, con offerte a rilancio di ordine molto molto competitivo per l'appunto. 4.000 euro per il lotto numero 16 per la prima, 4.000 euro per la seconda, Madre di Dio di Vladimir, 18 secolo Scuola di Mosca, 4.000, 1 e 2 e 4.000 euro per l'ultima volta, ritirato in venduto e 3, il lotto numero 17. Il lotto numero 17, San Metrofane, metà del XVIII secolo, Russia centrale, 45 cm,5 per 38,5, stima indicata in 3-4 mila euro, base d'asta molto invitante di soli 1.200 euro, prossima battuta a 1.300, è il lotto numero 17. 1.200 per la prima, 1.200 per la seconda e 1.200 euro, immagino trattarsi di un soggetto, io non sono un esperto, piuttosto raro, è vero, molto raro, quindi ambito da molti collezionisti, 1.200 per la prima e la seconda, non trovo offerta, io avevo un'offerta in banco che poi è stata cancellata dal successivo intervento e quindi rimango a 1.200, 1 e 2, 1.200, ritirato in venduto anche il lotto numero 17. Lotto numero 18, e qui abbiamo svariate offerte, alcuni interventi, Madre di Dio Fonte di Vita, Scuola della Russia Centrale, fine XVII secolo, 31 cm per 26 la tavola, è il lotto numero 18 del nostro catalogo, i 2.500 di base sono sopravanzati da un'offerta di 2.600. Chiedo, prossimo offerente, eccolo a 2.700, sala per conto di offerente, 2.700. Per la prima, qui attenzione, un'opera di alta epoca, è stata indicata una base, attendo perché ho l'indicazione segnata di possibili interventi telefonici, io al momento ho l'offerta di 2.700 euro, prossima battuta eventuale a 2.800. Ecco, sento trillare i telefoni, perdonate, ricordo sempre a chi sta seguendo l'asta sulla piattaforma online, piuttosto che in streaming web, abbiamo anche collegamenti telefonici, leggero ritardo, ho l'offerta di 2008, intanto l'offerta attiva è di 2.800 euro, attendiamo rilancio prossimo a 2.900, stiamo battendo il lotto numero 18, io ho l'offerta di 2.8, già attiva, chiederei 2.900 la prossima, 2.8 allora, 2.800 confermati per la prima e la seconda, e 2.800 euro, non sento altri rilanci, 2.8 per la prima e la seconda, 9 e 9, e allora ho il rilancio a 2.900, e allora attendo un attimo di pazienza per eventuale rientro del precedente offerente, prossima offerta a 3.000, diamo equanime possibilità, 2.900 per la prima, la seconda, e 2.900 euro, no, è un no, e allora aggiudico a 2.900 il lotto numero 18, grazie. Lotto numero 19, lotto numero 19, resurrezione e discesa agli inferi, 19 secolo, Scuola di Mosca, 44 cm,8 per 37,3, stima 4-5 mila euro, base d'asta di 2.300, prossima battuta a 2.400, battiamo il lotto numero 19.
2.300 per la prima. Si chiede la prima offerta per entrata in gara alla base d'asta di 2.300 euro indicati, 2.300 per la prima, se ci sono contestazioni o d'altro comunicatelo, tutto regolare sino ad ora, anche la battuta precedente, 2.300 per il lotto numero 19 per la prima e la seconda e 2.300 euro il lotto numero 19 è ritirato in venduto e 3, lotto numero 20. Lotto numero 20, trittico con le feste, scuola di Jaroslav, 18 secolo, 23 cm,3 per 46, base, 4-5.000 euro la stima, base d'asta indicata in 2.200 euro. Spiace, ma abbiamo avvisato più volte, così come risulta anche dal regolamento di vendita, infatti avevo chiesto eventuali contestazioni, ma il rilancio è arrivato troppo in ritardo. Io posso semplicemente premurarmi per chi sta seguendo questa asta straordinaria sul canale televisivo, premurarsi di chiamare in anticipo rispetto alla battuta del lotto, se vi interessa, che so, il lotto numero 25 prossimo, chiamate adesso e rimanete in linea per poter partecipare live, altrimenti accade quello che è accaduto poco fa, qualcuno ha tentato un rilancio su un lotto già aggiudicato, troppo tardivamente, spiace, ma sono i regolamenti d'asta che questo impongono. Chiedo scusa se ho tardato, alla battuta del lotto numero 20 si chiedono 2.200 euro di base d'asta da confermare, in questo caso senza riserva, per l'entrata in gara, non ho offerte. Numero 20, trittico con le feste, 2002 per la prima, 2200 per la seconda, 2200 euro, il lotto numero 20 è ritirato in venduto e 3. Lotto numero 21, altro trittico, questo ho visto sembrava interessare, comunque trittico con San Giorgio e Michele, scuola di Vetka, Russia, inizio XIX secolo, 16,6 cm per 46,5 cm, e uguale alla precedente, la base d'asta da confermare, 2.200 euro. Attendo battuta, in quanto sento trillare i telefoni al nostro centralino. Premuratevi sempre di chiamare in anticipo rispetto al lotto che vi interessa, così come suggerisco ovviamente a chi partecipa tramite piattaforma online di essere molto attento alla gestione della tastiera, è vero, del proprio computer per intervenire alle offerte. Può capitare di perdere la battuta per un errore di puntamento o casi contrari. Quindi un attimo di pazienza per l'opera numero 21, 2.200 euro, base d'asta. Non sento offerte, per la prima 2.200 euro, per la seconda 2.200 euro e 3, ritirato in venduto anche il lotto numero 21, lotto numero 22, eccolo, in base d'asta a 4.500 euro rispetto ad una stima più che doppia di 9-10.000, mese di aprile dal calendario, metà del XVIII secolo, regione di Vladimir Cholui, tavola grande 64 cm per 49,7, 4, e stiamo battendo il lotto numero 22, la base d'asta di 4.500 euro. C'è ancora possibilità di rilancio nell'ordine di soli 100 euro in aumento. Quindi prossima battuta a 4.600. 4.500 per la prima, 4.500 per la seconda. Non c'è base d'asta confermata e allora velocemente ritirato in venduto il lotto numero 22. Abbiamo perduto su qualche lotto tempo prezioso per lo svolgimento della nostra breve asta online, abbiamo delle tempistiche molto stringenti e allora procediamo con il lotto numero 23, Cristo Pantocrator, scuola di Mosca, 1869, data precisa indicata da Punzoni su Rizza, 30 cm per 26, stima 7-8.000 euro, base d'asta di 4.200 per questo straordinario Cristo Pantocrator con Rizza, scuola di Mosca, 4.200. E ho la battuta in base d'asta, 4.200 allora, prossima battuta a 4.300, aggiorniamo, 4.200 ricevuti, perfetto, 4.300, c'è rilancio, 4.300 per la prima, quindi prossima battuta a 4.400, 4.300 per la prima, 4.300 per la seconda e 4.300 euro per il lotto numero 23, Pantocrator con Rizza. Posso aggiudicare?
è un diniego, 4 e 3 e 3, aggiudico il lotto numero 23 aggiudicato a 4.300 euro. Lotto numero 24, Dormizione della Vergine, 53 cm,5 x 47, Russia del Nord, prima metà del XIX secolo, Bottega dei Vecchi Credenti di Vig. Base d'asta molto invitante rispetto ad una stima di 7-8 mila euro, di soli 2.800 euro. Ho la battuta a 2009 a 3, sono quasi contemporanee perché io ho, va bene 3.000? Allora io avevo offerta scritta a 2.9, ho il 3.000. Ho il 3.000 per questa straordinaria Dormizione della Vergine, il lotto numero 24, 3.000, prossima battuta come bene indicato in piattaforma, 3.100 per la prima, 3.000 euro per la seconda, 3.000 euro, sono in diversi titubanti mi pare di capire, qualcuno collegato in linea o forse collegato per prossimi lotti. Attendo un attimo mentre scorrono anche a schermo splendide immagini di questa grande icona, la Dormizione della Vergine. 3.000 euro per la prima, 3.000 euro per la seconda e 3.000 euro è il lotto numero 24. Posso deliberare? Aggiudico. E 3, grazie, era il lotto numero 24. Lotto numero 25, si volta pagina nel mio cartaceo catalogo. Allora, San Caralampo con vita, XVIII secolo, scuola di Vetka, 70 cm,3 x 59,7, stima 10-12 mila euro, base d'asta di 4.000 da confermare per la prima, 4.000 euro per la seconda, è il lotto numero 25 in battuta, 4.000 euro la base, si chiedono offerte. Non ne trovo scritto, non ne sento al centralino, nessuno interviene tramite la piattaforma online. 4.000 per la prima, 4.000 euro per la seconda, 4.000 euro ritirato in venduto il lotto numero 25, lotto numero 26. Lotto numero 26, pezzo di straordinaria qualità, questo calendario. Fine del XVIII secolo, regione di Vladimir Cholui, 44 cm,5 per 39, importante la stima, 17-20 mila euro. Si parte in base d'asta da 8 mila con possibilità di rilancio, in questo caso ricordate la forchetta tra i 5 e i 10 mila euro in base d'asta prevedono rilanci di 200 euro in 200. Ecco, mi premuro di indicare anche alle nostre ragazze al centralino, se hanno incarico di chiamata, voi pure chiamate in anticipo sul lotto, altrimenti mi obbligate a svolgimento in corso ad attendere troppo, diciamo così, e questo potrebbe essere sgradito a chi vorrà intervenire su lotti successivi. Questo, chiedo scusa, ma insomma è la prima asta organizzata in piattaforma da questa nostra organizzazione, dunque bisogna fare esperienza. Io adesso velocizzo la possibilità di offerta, siamo ad 8.000 con prossima battuta ad 8.200 euro. Allora, io ho già 8.200, 8.400, mi perdoni, me lo ripete? Al 9.000? Al 9.000? Allora, ho già l'offerta a 9.000, che dunque surclassa alcuni rilanci intervenuti nel frattempo, eventuale prossimo rilancio a 9.200. Ovviamente non ho citato tra le condizioni di vendita la possibilità per chiunque in piattaforma, al telefono, online, di rilanciare ben oltre il rilancio previsto. Se qualcuno vuole aggiudicare certamente un lotto e rilanciare con cifra superiore, questo ovviamente è consentito. Chiedo scusa per il sorriso quasi ovvio, ma insomma pare inteso, è vero. Ma magari qualcuno vuole stare alla regola precisa e si lascia superare dall'offerente subentrante, è vero, questo è un suggerimento che viene dall'esperienza. Io ho 9.000 di battuta, quindi prossimo eventuale rilancio a 9.200, nessuno toglie la possibilità di rilanciare, che so, a 10.000, ecco, tanto per intenderci. 9.000 per la prima. Devo attendere, ma non posso troppo, mi perdoni signorina, ma lo svolgimento dell'asta su questa piattaforma con queste modalità mi obbliga ad un intervento celere e ad un invito di celere partecipazione da parte di tutti quanti. Vi chiedo scusa. Ultimo avviso, 9.000 per la prima. E due? Va bene? 9.002 allora, per la prima. 9.200. E allora attendo altresì tempo per dare a chi in precedenza aveva
battuto, rilanciare, medesima opportunità. 9.200 per la prima, 9.200 per la seconda, eventuale prossimo rilancio almeno a 9.004 per la prima. Per la seconda non c'è più la telefonata, allora 9.200 per la prima e la seconda e 9.200 euro posso aggiudicare e tre complimenti per questo straordinario lotto numero 26. Lotto numero 27, Trinità del Nuovo Testamento, 18 secolo, 31 cm per 26,3, 3-4.000 euro di stima, 1.500 euro di base, confermati, o io l'offerta in banco, si chiede la prossima offerta a 1.600, si chiede la prossima offerta a 1.600, 1.500 per la prima, 1.500 li abbiamo, quindi prossima offerta, offerta al banco, sarebbe da chiedersi 1.600, perfetto, ecco aggiornata la piattaforma, 1.500 per la prima, 1.500 euro per la seconda e 1.500 euro, questo è un caso senza riserva, scritta, io potrei già aggiudicare alla prima battuta, in questo caso sto per farlo, ultimo warning, ultimo avviso, 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda e 1.500 euro posso aggiudicare il lotto numero 27 e 3. Numero 28, battesimo del Cristo, 18 secolo, 33,5 cm per 27,5, base d'asta da confermare rispetto a stima di 3-4.000 euro, di soli 1.000 euro. E ancora una volta offerte in aumento nell'ordine minimo di 100 euro in questa fascia di prezzo, 1.000 per la prima, 1.000 euro per la seconda, stiamo battendo il lotto numero 28, 1.000 per la prima e la seconda e 1.000 euro è ritirato in venduto e 3. Numero 29, San Giorgio uccide il drago, 19 secolo, 36 cm per 31, io ho sulla stima di 4.000 e 5.000 euro, mi pare forse già confermata l'offerta di base a 1.500, ho un'indicazione non precisa, attendo conferma, 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda, no, allora chiedo scusa, mio errore, non ho l'offerta di 1.500, per adesso non entra in gara il lotto numero 29, corretta la descrizione online, grazie Massimo, 1.500 si chiederebbe la prima battuta, quindi conferma di base d'asta, non vi è, 1.500 per il lotto numero 29, 1.500 per la seconda e 1.500 euro è ritirato in venduto. Siamo in leggero ritardo con la tempistica, allora accelero la presentazione dei prossimi lotti. Il numero 30, crocifissione, 18 secolo, 50,5 cm per 43, stima di 4-5.000 euro, io ho l'offerta, questa volta sì, di 1.200 euro. Quindi prossima offerta, bene indicato in piattaforma, a 1.300. Per il lotto numero 30, prego. 1.200 per la prima, 1.200 per la seconda e 1.200 euro, c'è offerta? No, 1.300 in questo momento online, quindi prossimo rilancio a 1.400, è il lotto numero 30, abbiamo sentito l'offerta di 1.300 euro bene aggiornata in piattaforma, prossima battuta eventuale a 1.400 per la prima, 1.300 per la seconda e 1.300 euro, non sento né vedo altri rilanci, 1.300, 1 e 2 e 1.300 posso deliberare, aggiudico e 3, aggiudicato il lotto numero 30 a 1.300 euro. Lotto numero 31, abbiamo doppiato la metà del nostro catalogo, Daisies, alla tua destra la regina, 18 secolo, 33,2 cm per 28,5, stima di 3-4.000 euro, battute da 1.300 e abbiamo già l'offerta a 1.400, a 1.500, prossima battuta a 1.600 euro, come bene aggiornato in piattaforma, la base d'asta di 1.300, surclassata da varie offerte, prossima battuta a 1.600 euro, attendo perché vi è appunto partecipazione, 1.500 per la prima, 1.500 euro per la seconda, ecco si sta vedendo anche in inquadratura televisiva questo particolare della Daisies alla tua destra la regina, 1.500 e 1, 1.500 euro e 2 e 1.500 euro
non trovo altri rilanci, posso deliberare, aggiudico. E 3, aggiudicato il lotto numero 31. Lotto numero 32, un San Nicola, 19 secolo, 37,5 cm x 30 cm, stima 4-5.000 euro, base d'asta di soli 1.200 euro da confermare. 1.200 per la prima, stiamo battendo il lotto numero 32, San Nicola, 1.200 per la prima, 1.200 per la seconda. Lasciamo scorrere qualche secondo ancora le immagini, pensando sempre anche al ritardo di emissione televisiva rispetto allo streaming. E però adesso ultimo avviso, 1.200 per la prima, 1.200 euro per la seconda e 1.200 euro il lotto numero 32 e 3 ritirato in venduto. Numero 33, Rex è discesa con 12 feste del 19 secolo, 35 cm x 30 cm, 2-3.000 euro di stima, base d'asta al davvero invogliante di soli 700 euro. In questo caso possiamo accettare offerte a rilancio addirittura di soli 50 euro, signori. Entriamo in una fase dell'asta con questo lotto e tra poco con altri che ho visto, davvero invitante, pensando anche al periodo che stiamo vivendo, periodo prenatalizio, prefestivo. Fare o farsi un regalo? Soltanto qualche battuta per dare tempo, ecco trillano i telefoni infatti, ai partecipanti eventuali, 700 euro per la prima, stiamo battendo il lotto numero 33, Rex è discesa con 12 feste, 35 cm x 30 cm, l'ampiezza della tavola, 700 euro per la prima, 700 euro per la seconda, 700 euro, non trovo battuta, è ritirato in venduto, e 3 lotto numero 33, lotto numero 34. Pokrov, 19 secolo, 35 cm x 5 x 31 cm, stima 4.500-5.500, base d'asta di soli 1.500 euro, è il lotto numero 34. Siamo in fascia di prezzo per poter aggiungere rilanci nell'ordine di 100 euro, ma chiediamo la prima battuta a 1.500 per il lotto numero 34, per la prima, 1.500 per la seconda, tutto tace al centralino, velocizziamo, 1.500, 1 e 2 e 1.500, ritirato in venduto, e 3, lotto numero 35, Madonna Gioia degli Afflitti, 18 secolo, 35 cm x 27,5 cm, mi pare di vedere con rizza aggiunta, è vero, 7-8.000 euro di stima, 4.500 euro di base, da confermare in prima offerta. Per la prima, 4.500 per la seconda e 4.500 euro è il lotto numero 35, 4 e 5, 1 e 2 e 4.500 euro è ritirato in venduto, e 3, lotto numero 36, i dottori della chiesa, fine del 17 secolo, 31 cm x 27 cm, stima di 6-7.000 euro e base d'asta di soli 2.000 euro. Io ho 2.000, ho 2 e 2, ho 2 e 5, ho 2 e 6, 7, 8, 9, 2009 in questo momento per la prima, e si possono rilanciare anche soltanto 100 euro. Io ho la battuta attiva in questo momento, già aggiornata molto bene in piattaforma, di 2.900 euro. Prossima offerta a 3.000. Per la prima, 2.900 euro per la seconda e 2.900 euro, posso aggiudicare il lotto numero 36 e 3 è aggiudicato a 2.900 euro. Lotto numero 37, ascesa infuocata del profeta Elia, 19 secolo, 31 cm x 26,5 cm, base d'asta di soli 700 euro. Che dire, proviamo a fare, mi prendo una libertà che è consentita al direttore d'asta, abbiamo appena passato la metà da poco del catalogo, chiederei un aggiornamento se possibile in piattaforma, togliamo la base d'asta, questa icona la facciamo partire ad offerta libera, non è possibile?
Non è possibile per la piattaforma. Allora, certo, avrei dovuto pensare prima a questa notizia, a questa possibilità. Rimane la base d'asta da confermare di 700 euro. Vediamo, sapendo che a prima battuta potrei aggiudicare, risolviamo così. Allora, certo, perché non era stata prevista la possibilità di offerta libera e quindi il sistema non prevede l'inserimento di offerta inferiore a quanto stabilito come base, è vero. In aste tradizionale è consentito al battitore d'asta, ma qui interviene la tecnologia. Comunque, se qualcuno al telefono volesse intervenire con offerta, facciamo una cosa eccezionale, è vero, potremmo accettare addirittura un'offerta inferiore. Lascio qualche attimo, ma perché no? È consentito dal regolamento di vendita. Allora, comunque, vediamo se per caso giunge offerta di battuta. Nessuna, e allora ritiro in venduto il lotto numero 37, ho provato un incentivo eventuale ulteriore. Ci saranno comunque lotti successivi particolarmente interessanti a cifre davvero invitanti, partendo dal lotto numero 38, 7 dormienti di Efeso, fine del XVIII secolo, 17,5 x 14,8 centimetri la dimensione della tavola, 1.500-2.000 euro le stime, 900 euro la base di partenza, è il lotto numero 38. Si chiede prima battuta a 900 euro per la prima e la seconda, e 900 euro, non sento né vedo offerte, ho perduto tempo io stesso poco fa, e allora ritiro in venduto il lotto numero 38, lotto numero 39, Sinassi degli Arcangeli, XIX secolo, 46 cm per 37 la dimensione della tavola, 4-5.000 euro la stima, base d'asta di 1.200, stiamo battendo il lotto numero 39, si chiede prima battuta a 1.200 euro, per la prima e la seconda, e 1.200 euro, ultimo avviso, non sento offerte, ritirato in venduto il lotto numero 39, lotto numero 40, San Caralampo, XIX secolo, 11 cm per 9,6, stima 1.200-1.500 euro, partiamo con base d'asta di soli 400 euro, battute in offerta a rilancio anche solo di 50 euro, 400 li ho già 4,50, quindi prossima offerta 500, ecco 500 per la prima, 500 euro e 50 per la prima, 5,50 per la prima, sino a 1.000 euro abbiamo garantito la possibilità di offerta e rilancio di 50 euro, già 600, no, quasi contemporanea, ma ho 600 qui per la prima, 600 euro per la seconda, stiamo battendo il lotto numero 40, c'è un rilancio, 650 per la prima, 650 per la seconda, 650 euro, ultimo avviso, non vi è ulteriore rilancio. Aggiudicato è 3.650 euro, era il lotto numero 40. Lotto numero 41, San Nicola, XIX secolo, bronzo, 11,6 x 9,7, 1.200-1.500 la stima, base d'asta di 400 euro. Confermata, prossima battuta 4,50, eccola, 4,50 per la prima, 450 euro e 500 per la prima, 500 euro per la seconda, e questo... San Nicola, lotto numero 41, ho 500 euro di battuta, prossima di 5,50, 1 e 2, 500 euro, posso aggiudicare, e 3, era il lotto numero 41, complimenti e grazie, lotto numero 52, Beato Silenzio, XIX secolo, 14,5 cm x 12,3, icona in bronzo, ancora una volta, base invitante a soli 400 euro, prima 400 euro. Per la seconda e 400 euro, questa volta non vedo e sento battute, 401 e 2, il lotto numero 42 è ritirato in venduto e 3, lotto numero 43, Salvatore di Solovki, XIX secolo, 12,8 cm x 10,7 in bronzo, stima 1.200-1.500, partenza in base d'asta a soli 500 euro, da confermare in prima battuta, per la prima 500 euro, per la ce li ho, ho la battuta a 500, prossimo rilancio a 5,50 per il lotto numero 43, 5,50, quasi contemporanea, io ho visto chi in linea con Anna e poi Gabriele, 5,50, prossima battuta a 600 per la prima, 5, ecco 600 allora, ha rilanciato, 600 per la prima, 600 euro per la seconda e 600 euro per il lotto numero 43,
Salvatore di Solovki, 601,2, posso deliberare, prossima offerta 6,50, non vedo né sento, 603, aggiudicato il lotto numero 43, lotto numero 44, Madre di Dio di Smolensk, 15 cm per 12,7, più alta la stima, più importante il valore, 1.500-2.000, con base d'asta 900 euro. C'è possibilità di intervenire in gara con questa prima battuta e primi rilanci nell'ordine di 50 euro, 900 per la prima, 900 euro per la seconda, è il lotto numero 44, qualche attimo comunque, i pochi secondi di switch, di distacco tra lo streaming web e l'emissione televisiva, 900 per la prima e la seconda, non sento offerte, è ritirato in venduto il lotto numero 44. Lotto numero 45, la croce, 19 secolo, 34,8 cm in altezza per 17,7, attenzione alla base molto invitante di soli 400 euro, di soli 400 euro. Base d'asta già confermata, vediamo se ho rilancio ad una prossima battuta, io ho i 400 euro di base confermati, chiederei prossimo rilancio a 4,50. Per la prima, 400 per la seconda, se non sento e trovo rilanci, signori cari, qui io sono già pronto, non ho riserva su questo lotto, ad aggiudicare a base d'asta di soli 400 euro questa grande croce. Gli esperti mi guardano stupefatti. Adesso ho la linea telefonica impegnata, però come mi premuro ancora di dirvi, attenzione per chi volesse intervenire telefonicamente a precedere il lotto di interesse, cioè chiamata preventiva. Ho il 450, allora altresì, attendo adesso per consentire tempo a rilancio a chi ha effettuato la battuta precedente, ho subito 500 online, chiederei la prossima battuta a 550, io ho 500 per la prima, 500 euro per la seconda e 50 allora per chi è in linea con Anna, diamo spazio alla piattaforma e ad altri interventi per il prossimo rilancio a 600 euro. 5,50 per te per la prima, 5,50 per la seconda, ultimo avviso, 600 online, 600 euro online. E beh, insomma, signori, c'è la partecipazione online, c'è la partecipazione telefonica, in asta vince chi è più deciso. Questa è una regola, è vero, inesorabile, cambiano le modalità, ma in asta si vince con la determinazione. Allora, 600 euro per la prima e la seconda e 600 euro posso aggiudicare. E tre, grazie e complimenti per la buona gara. Lotto numero 46, Madre di Dio di Vladimir, 19 secolo, 13 cm,5 per 11,8, stima 1.200-1.500, base d'asta di soli 400 euro, da confermare. Per la prima, 400 euro. Per la... si sta vedendo una splendida immagine a tutto schermo di questa piccola icona in bronzo e smalti, 400 euro per la prima e la seconda e 400 euro, adesso attendo, bloccato il martello a mezz'aria dal trillo del telefono, vi prego collegatevi telefonicamente preventivamente all'otto, allora ho la base di 400 e ho 4,50. Prossimo rilancio a 500 euro. E beh, ci dovremmo un po' tutti abituare, noi e il pubblico, alla partecipazione online, ma soprattutto per offerte telefoniche, chiamare qualche lotto in precedenza rispetto a quello di interesse. Regola che sembra ovvia, e però poi un poco l'emozione, un poco altro, complica lo svolgimento delle cose. Allora, io sono a 4,50 in aggiudicazione, chiedo il prossimo rilancio a 500, ultimo avviso per la prima e la seconda, e 450 euro. È aggiudicata e 3, era l'opera numero 46. Opera numero 47, ancora nel novero delle opere realizzazione in bronzo e smalti, scuola di Pokrov, 18 secolo, 19,5 x 10,5 cm le dimensioni, stima 1.200-1.500, ho la base a 500, ho 5,50 e ho anche l'offerta a 600 euro, avevo offerta al banco, ho 600 euro già, chiedo la prossima battuta a 650. Molto bene indicato in piattaforma, sentiamo se c'è qualcuno al telefono, se vi sono interventi online, io sono in aggiudicazione per il lotto numero 47 a 600 per la prima, 600 euro per la seconda e 600 euro, forse stanno già parlando di un lotto successivo, allora procedo, 601,2, 600 euro,
è aggiudicata e 3 l'opera numero 47. Opera numero 48 ancora, Madre di Dio di Kazan, 10,4 x 8,9, 1.200-1.500 la stima, base d'asta di soli 500 euro da confermare. È il lotto numero 48, 500 per la prima, 500 euro per la seconda e 500 euro, ma presto, 500, 1 e 2 e 500 euro e 500 euro. È ritirato in venduto il lotto numero 48. Lotto numero 49, San Giorgio con la Daisy, 60 eletti, XIX secolo, tutto quanto ho letto ristretto nelle dimensioni di 13,8 cm x 11,6, è un'opera del XIX secolo, sono le icone da tasca, dico bene, le icone da viaggio. Allora, io non sono un esperto in materia, ma insomma, 1.200-1.500 euro con 500 euro di base d'asta da confermare per il lotto numero 49. Siamo al rush finale di questa nostra asta, attenzione, gli ultimi 10 lotti molto interessanti. 500 per la prima, 500 euro per la seconda, 500 euro, nulla, tutto tace, niente dal web. Posso ritirare in venduto il lotto numero 49. Lotto numero 50. Sant'Elia, XIX secolo, 14,5 x 12. Allora, 1.200-1.500, base d'asta di 500 euro per la prima, 500 per la seconda e 500, nuovamente stasi e silenzio, nulla dal web, guadagniamo tempo, il lotto numero 50 è ritirato in venduto e 3. Lotto numero 51, attenzione, allora torniamo ad opere, su tavola, il mese di aprile, fine del XVIII secolo, 51,8 x 42,5, stima 6-7.000 euro, base d'asta 2.000 euro, quindi con possibilità d'offerta eventuale successiva, eccezionale opportunità offerta da Arte Network Orler rispetto alle convenzioni più usuali. Intanto chiediamo la conferma della base d'asta di soli 2.000 euro. Per la prima, per il lotto numero 51, questa grande tavola è il mese di aprile, della fine del XVIII secolo, 2.000 e 1, 2.000 euro e 2 e 2.000 euro, non c'è base d'asta confermata, allora è ritirato in venduto il lotto numero 51, numero 52, il Sacro Volto, il Mandillion, opera del XIX secolo, formato quadrato, inconsueto, 44,5 x 44,5, stima di 4.000-5.000 euro, base d'asta da confermare di 1.300 euro. Io li ho e ho 1.400, ho 5, ho 2.000, ho 2.000, quindi abbiamo già varie offerte sino a 2.000 euro. Prossima battuta eventuale a 2.100, siamo sulla numero 52. Sulla numero 52, questa inquadratura riguarda soltanto il sottoscritto in senso televisivo, sulla piattaforma web è bene indicato il lotto numero 52, il Mandiglio, il volto di Cristo. Io ho l'offerta a 2.000, prossima battuta minima a 2.100 e ho anche 2.002 già di rilancio. Allora un momento, io ho 2.200 in questo momento, quindi prossima battuta eventuale, come ben indicato in piattaforma web, a 2.300 o rilanci superiori. 2.200 per la prima, 2.200 per la seconda, ultimo avviso, sto per aggiudicare lotto numero 52, 2.200, 1 e 2 e 2.200 aggiudico. E 3, complimenti, era il lotto numero 52, il Mandillion, lotto numero 53, San Giovanni Battista, inizi del XIX secolo, per la prima, 1.500 per la seconda, ce l'ho via web, ho la base d'asta, quindi prossima battuta a 1.600 per questo San Giovanni Battista, è il lotto numero 53, io ho 1.500, per la prima, vediamo se c'è qualcun altro, 1.500 per la seconda, non avevo indicazioni differenti di riserva, no, io ho 1.500 via web, già confermata, ci sono eventuali rilanci? C'è 1.600 in questo momento al telefono, c'è 1.700 forse, allora
1.700, prossima battuta eventuale a 1.800 almeno, 1.700 per la prima, 1.700 per la seconda. Un attimo di pazienza, attendiamo quei pochi secondi di, diciamo così, di distacco dalla, dal flusso streaming, dal flusso web e l'emissione televisiva. E lo so, ma ci sono stati rilanci e io devo attendere per dare possibilità di rientro a chi ha offerto in precedenza con la medesima tempistica con cui abbiamo atteso per, mi sembra, eco, insomma. Io sono in questo momento a 1.700 euro per l'aggiudicazione, chiederei prossimo eventuale rilancio a 1.800. Poi io non l'ho detto sino ad ora, durante tutto lo svolgimento dell'asta, sento gara, sento vociare al centralino, mi permetto di fare notare che per 100-200 euro forse qualcuno sta perdendo una battuta vincente, però insomma sono scelte insindacabili della, del partecipante all'asta. Io non entro nel merito. 1.700 per la prima, 1.700 per la seconda e 1.700 euro posso aggiudicare, e tre, grazie e complimenti, era l'opera numero 53, questo San Giovanni Battista. Ultimi lotti della nostra asta, il lotto numero 54, il mese di novembre, fine del XVIII secolo, 53 cm per 40, importante la stima di 6-7 mila euro, molto invogliante la base d'asta di soli 1.800 e battiamo il lotto numero 54. Chiediamo la base d'asta di 1.800 euro per adesso, per la prima, 1.800 euro per la seconda e 1.800 euro 1 e 2, 1.800 è ritirato in venduto il lotto numero 54. Lotto numero 55, crocifissione, fine del XVIII secolo, 43,9 cm per 39,4, 4.500-5.500 la stima. Come vedete la base d'asta è già stata surclassata da varie offerte al banco, 1.500, 1.700, 1.800 e 1.800 la corrente, prossima offerta a 1.900 euro. La battuta corrente di possibile aggiudicazione di 1.800 euro per questa crocifissione della fine del XVIII secolo è il lotto numero 55. C'è qualcuno collegato al telefono? Prossimo rilancio a 1.900, 1.800 per la prima, 1.800 per la seconda, 1.800 euro. Posso aggiudicare? Posso deliberare? Non sento rilanci. 1.800 e 3, aggiudicato il lotto numero 55, complimenti, siamo in leggero ritardo, neppure troppo per quanto prevedibile in un'asta del primissimo, di primissima esperienza per la struttura. Allora, lotto numero 56, annunciazione, metà del XIX secolo, 31,5 x 54,3 cm, stima di 5-6 mila euro, è il lotto numero 56, annunciazione. Battuta di partenza in base d'asta a 2.500 euro, si vede molto bene su schermo televisivo, altresì su piattaforma web, il lotto numero 56, 2.500, chiedo la prima battuta, forse sono in linea per un altro lotto successivo, 2.500, 1.200 e 2.500, direi ritirato in venduto per mancanza di gara il lotto numero 56, lotto numero 57, Santi Giulitta e Quirico, inizio Quirico per meglio leggere, inizio XIX secolo, 31 cm per 26,4, 3.500-4.500 euro, con base d'asta di soli 1.300 euro, allora 1.300 euro di base io li ho, no, io li ho al banco, chiedo la prossima offerta a 1.400 eventualmente per questa originale insolita icona russa Santi Giulitta e Quirico. 1.400, d'accordo, allora prossima battuta a 1.500 adesso, perfettamente aggiornato il web, 1.400 per la prima, 1.400 per la seconda e 1.500, prossima offerta allora a 1.600 per la prima, 1.500 per la seconda e 1.500 euro è il lotto numero 57, 1.500 per l'ultima volta, 1 e 2 e 1.500 e 3 aggiudico, grazie, era il lotto numero 57. Lotto numero 58, il mese di agosto, fine del XVIII secolo, 43,5 cm per 37,2, 5-6 mila euro la stima, base d'asta di 2.000 euro, offerta in aumento di almeno 100 euro, 2.000 per la prima, 2.000 per la seconda
e 2.000 euro per il lotto numero 58, 2.000, 1 e 2 e 2.000 euro. È ritirato in venduto il lotto numero 58, lotti finali, il numero 59, le 29 feste, inizio del XIX secolo, 53 cm,5 per 44, stima 5-6.000 euro, base d'asta di 2.000 euro per la prima, 2.000 euro per la seconda, 2.000 euro per il lotto numero 59, le 29 feste, 2.000, 1 e 2, per l'ultima volta 2.000 euro, è ritirato in venduto e 3. Lotto conclusivo di questa nostra asta, il lotto numero 60, paternità del Nuovo Testamento, una tavola di XVIII secolo, 33 cm,4 per 74,5, quindi amplissima orizzontale il formato, 5-6.000 euro di stima, base d'asta di soli 1.500 euro. È il lotto conclusivo della nostra battuta d'asta, il lotto numero 60. Chiediamo la base a 1.500 per la prima, 1.500 per la seconda. Per un battitore d'asta di vecchia scuola come il sottoscritto, il lotto conclusivo più che quello iniziale ritirato in venduto è un peccato, è vero, chiudere l'asta con una battuta di invenduto fa sorridere, comunque a scelta del pubblico, 1.500 per la prima e la seconda e 1.500 euro, purtroppo è ritirato in venduto il lotto numero 60, ultima battuta e 3. Io ringrazio moltissimo Massimiliano, Stefano, i nostri operatori, Marcello in regia, Tomasina, Anna, Emanuela che hanno risposto alle vostre telefonate, Massimo che ha curato splendidamente la piattaforma web, il nostro Gabriele con Stefano, organizzatori dell'asta. Grazie molte davvero ad Alessandro Borelli che vi ha introdotto a questa battuta d'asta e che adesso proseguirà la trasmissione sui canali di Arte Network Collezione Orle. Da parte di Willy Montini, grazie, ad un prossimo appuntamento con una prossima battuta d'asta. Buona domenica e buone feste. Eccoci, siamo tornati nella nostra trasmissione, diciamo regolare, non prima però di avere ringraziato l'amico Willy Montini per la capacità e la professionalità con cui ha testimoniato ancora una volta di poter condurre l'asta, la condotta in porto con grande attenzione e soprattutto con grande considerazione per i diversi mezzi che erano coinvolti nella nostra trasmissione speciale di oggi, appunto con l'asta online, ma anche dando sempre la possibilità a chi era collegato televisivamente di intervenire. Credo che tutti abbiano avuto modo di verificare la totale limpidezza con cui abbiamo svolto quest'asta, proprio grazie alla professionalità e all'abilità dell'amico Willy Montini. Noi torniamo ora per questi ultimi tre quarti d'ora di trasmissione. Ovviamente è rimasto a parete quanto è stato invenduto e dichiaratamente invenduto da Willy Montini, quindi è a parete quanto nell'asta non ha riscosso attenzione, offerte, rilanci sufficienti per procedere all'aggiudicazione dell'opera, e pertanto in questi ultimi tre quarti d'ora di trasmissione noi vi riproporremo le opere che sono rimaste sulla nostra parete, alcune delle quali di grande, grande considerazione, soprattutto per i collezionisti più attenti. Come procederemo? Le opere sono a questo punto fuori dall'asta. L'asta si è conclusa, è terminata. Quanto è stato venduto è stato tolto dalla nostra parete, dal nostro set, ed è rimasto appeso a parete quanto è ancora disponibile. Io, da qui in poi, vi mostrerò negli ultimi tre quarti d'ora tutte le opere rimaste disponibili. Vi ricorderò la stima delle opere e la base d'asta. Nient'altro, attenzione, la base d'asta non è necessariamente il prezzo di richiesta di Collezione Orler. Se siete interessati alle opere, chiamate il nostro centralino, parlerete con il nostro direttore e con lui avrete informazioni sui prezzi delle opere. Io mi fermerò alla descrizione tecnica, alla stima dell'opera e alla base d'asta, ma tutto da qui in avanti va definito con il nostro centralino.
o al numero fisso o tramite WhatsApp. Partendo senza indugi dall'icona numero 6, madre, Natività della Madre di Dio, Jaroslav, fine del XVIII secolo, 35,5 per 29 centimetri, icona di grande pregio soprattutto per quanto concerne la composizione della scena, che è ricchissima, non soltanto l'immagine della Natività, ma anche per esempio l'abbraccio mistico di Gioacchino e Anna, l'isolamento dei due coniugi con l'annuncio degli angeli, icona in perfetto stato di conservazione con questo rosa dominante, che è davvero interessante e atipico anche per quanto concerne la scuola di Jaroslav. Parliamo di una stima di 6-7 mila euro. La base d'asta a cui è stata proposta quest'opera quest'oggi è stata di 3.000 euro. Attenzione, per saperne di più, chiamate il nostro centralino. Icona numero 53. San Giovanni Battista della Desis, scuola di Palek, perfetto, intatto, importantissimo il fondo oro dell'icona, ma anche lo studio del volto e la qualità complessiva dell'immagine. 53, inizio del XIX secolo, 37 per 31 centimetri, 4.000-5.000 euro la stima, 1.500 euro la base d'asta proposta oggi. Attenzione però che qui siamo fuori asta, questi sono i riferimenti della giornata di oggi, ma per conoscere di più, per saperne di più sul prezzo, eccetera, dovete contattare assolutamente il nostro centralino. Certo, l'icona è di grande interesse collezionistico, soprattutto per la qualità conservativa, per la qualità pittorica e soprattutto per l'appartenenza alla scuola di Palek. Icona numero 59. Le 29 feste dell'inizio del XIX secolo, 53,5 per 44 centimetri, grande icona di ampio sviluppo, con la culla perfettamente incavata. La definiamo un po' impropriamente delle 9 feste, in realtà sono le 16 feste, più le scene della Passione di Cristo, la resurrezione con la discesa agli inferi. Icona, abbiamo detto, numero 59, inizio XIX secolo, 44 per 53,5 centimetri, 5.000-6.000 euro, base d'asta quest'oggi, 2.000 euro, grande icona, stato di conservazione impeccabile, fondo oro tutte le immagini e l'intera struttura della tavola lignea. Icona numero 37, una grande opportunità non sfruttata con la occasione dell'offerta libera, ascesa infuocata del profeta Elia, XIX secolo, 31 per 26,5, abbiamo però ancora l'inserimento delle assi orizzontali nella parte superiore e inferiore alla maniera settecentesca, qualità pittorica dell'icona decisamente interessante anche per quanto concerne non solo lo stato di conservazione ma anche la ricchezza dei colori e della composizione. Icona numero 37. 2005-3005 la stima dell'icona, 700 euro la base d'asta di quest'opera per la giornata odierna. Ribadisco che 700 euro non è necessariamente il prezzo di richiesta, ma è il parametro su cui muovere per ragionare e mostrare il vostro interesse con il nostro direttore e con il nostro centralino. 700 euro la base d'asta. Icona numero 7. 17, grazie. A guardarla di sbieco. 17, San Metrofane di Voronezh, icona rarissima che permette anche di apprezzare una volta tanto gli abiti monastici
propri della tradizione ecclesiastica dell'Oriente cristiano e segnatamente della Russia, 17 il numero dell'icona nel nostro catalogo, metà del XVIII secolo, Russia centrale, 45,5 x 38,5, 3.000-4.000 euro la stima dell'opera, base d'asta proposta quest'oggi, 1.200 euro, stato di conservazione dell'icona impeccabile, importante anche questa bordura con le tonalità del verde, il segno dell'obbedienza in ambito monastico da cui questa icona evidentemente proviene. Vediamo anche il pastorale tricorno, come si usa chiamare, e la croce del Golgota sul petto del santo, icona di grandissimo interesse e pregio collezionistico. Icona numero 34, questa è un'icona preziosissima che è rimasta nella colpa o nella distrazione di forse qualcuno che è stato attratto, che è risultato interessato da altre opere, da altre tavole, da altre icone, ma oggi era il giorno di scegliere anche più di un'icona, perché davvero siete stati prontissimi, vivacissimi, e di questo vi ringraziamo infinitamente, ma ci sono ancora a parete opere molto importanti. Una è questa Madre di Dio di Pokrov del XIX secolo, 35,5 x 31 cm. Guardiamo il fondo oro, ma soprattutto guardiamo la ricchezza dei colori di questa tavola eccezionale. 3 cm lo spessore della tavola, assi inserite nella parte superiore e inferiore. Madre di Dio di Pokrov, 4.500-5.500 la stima, 1.500 euro la base d'asta proposta quest'oggi, ma con la possibilità di arrivare con una telefonata al nostro centralino. Ora siamo fuori dall'asta, signori, approfittate, perché quello che è ancora disponibile non è un avanzo dell'asta. Ci sono stati molti offerenti che si sono aggiudicati tavole molto importanti, ma ciò che è stato lasciato non è assolutamente inferiore per qualità, per importanza e per significato rispetto a quanto è stato aggiudicato. Da quella Madre di Dio nascente di Jaroslavl a quel San Giovanni Battista della Desis di Palek, San Metrofane al numero 17 e questa Pokrov numero 34 con base d'asta 1.500 euro. Accanto, icona numero 29, San Giorgio che uccide il drago, XIX secolo, 36 x 31 cm, 4.000-5.000 euro la stima dell'opera, 1.500 euro la base d'asta. Due santi di famiglia, non è l'Evkas quello che vedete sul fondo, è questo color avorio che va a valorizzare l'insieme dell'opera e soprattutto anche la parte naturale che fa da cornice alla scena principale classica di San Giorgio a cavallo con la principessa. Lasciata con un grande errore, perdonatemi, di attenzione o forse con una distrazione, l'icona numero 28, ovviamente vedete buchi a parete perché quanto è stato confermato è stato anche tolto dalla nostra parete, icona numero 28, Battesimo di Cristo, XVIII secolo, 33,5 x 27,5, apprezzabilissima questa scena del battesimo di Gesù, con una stima di 3.000-4.000 euro proposta a base d'asta a 1.000 euro. A 1.000 euro proposta a base d'asta a 1.000 euro che ora potete discutere con il nostro centralino, non siamo più nell'asta e quindi potete tranquillamente muovervi per andare a cercare di accaparrarvi quanto di molto importante è rimasto sul nostro set, quanto di molto importante è rimasto disponibile. Icona numero 14, Madre di Dio del Roveto Ardente, San Pietroburgo, rizza in argento dorato, 1853 il punzone che permette anche di identificare l'orafo,
Bogdanov 28 per 22 centimetri, argento dorato, icona interamente dipinta nella parte sottostante. 28 per 22 centimetri, 5.000-6.000 euro la stima, 2.000 euro la base d'asta per partire con una discussione con il nostro centralino sulla possibilità di acquisire oggi quest'opera. Vado naturalmente il più veloce possibile perché ci sono alcune opere ancora disponibili, ma alcune molto importanti, come questa icona numero 5, la Madre di Dio del Roveto Ardente, grande icona, 71 per 58,5 centimetri. Qualità pregevolissima, 7.000-8.000 euro la stima dell'opera. Guardiamo le quattro visioni veterotestamentarie che sono affiancate dalle iscrizioni che sono al tempo stesso descrizioni e inni che accompagnano l'icona. Qualità dell'icona assolutamente impeccabile. Guardiamo anche dal punto di vista del lavoro non solo dei colori, ma anche di quelle presenze in oro che accompagnano l'intera tavola. Preciso anche il modo con cui sono stati ricavati i quattro spicchi ai quattro vertici con le visioni veterotestamentarie, i simboli dei quattro evangelisti, e guardiamo anche la peculiarità di quella immagine della visione cristologica nel grembo di Maria. Icona molto importante, attenzione perché qui c'è la possibilità di fare un'acquisizione eccezionale dal punto di vista collezionistico. 7-8 mila euro la proposta, la stima dell'icona, 1.000 euro la base d'asta di quest'oggi. 1.000 euro la base d'asta di quest'oggi. Parlate con il nostro centralino 041-456-7816, il numero di telefono fisso, ma poi potete relazionarvi anche con WhatsApp. Qui arriviamo adesso a due clamorose sviste che spero vorrete colmare in questa parte di trasmissione, in questi ultimi minuti. Icona numero 16, Madre di Dio di Vladimir, 18 secolo, Mosca, 46 per 37,5 centimetri, opera capitale non solo per la qualità pittorica, ma anche per la lavorazione dell'argento, che non è a rizza ma è a basma, ci permette cioè di vedere la parte pittorica e figurativa della tavola. Gran classe per quanto concerne la lavorazione dell'argento, opportunità importantissima in termini di acquisizione, una stima di 9-10 mila euro, 4 mila euro la base d'asta, non li vale neppure soltanto la lastra in argento. Impeccabile lo stato di conservazione, affascinante la tavola. Icona numero 15, anche qui svista molto pesante per chi ha seguito l'asta dall'inizio, magari qualcuno è arrivato tardi, c'è ancora tempo di rifarsi, ora siamo fuori da ogni ambito di asta. San Pietroburgo, 1840, XIX secolo la tavola, rizza, basma in argento con lavorazione agnello raffinatissima, icona di San Pietroburgo 45 per 38 centimetri, 8-9 mila euro, base d'asta a proposta 3.500 euro. Attenzione alle icone numero 15 e numero 16, amiche ed amici, perché è su questi pezzi straordinari, per non dire la 5, che bisogna andare ancora a mettere mano per assicurarsi opere di grande importanza dal punto di vista storico. Non andiamo soltanto a vedere l'opportunità economica, ma oggi più che mai la parola investimento ci impone di andare a cercare queste occasioni che, se permettete, sono più dell'invito all'icona,
più dell'invito all'icona. Voglio accelerare per non lasciare nulla che possa essere non visto. Icona numero 42, attenzione ai bronzi. Attenzione ai bronzi, mi raccomando. Icona numero 42, Beato Silenzio, 19 secolo. Siamo naturalmente nell'ambito dei vecchi credenti. 14,5 x 12,3. 1.200-1.500 euro la stima. 400 euro la base d'asta a cui l'icona è stata proposta quest'oggi. Icona numero 44. Madre di Dio di Smolensk, 19 secolo, vecchi credenti, 15 x 12,7, icona strepitosa, questa con smalti policromi, non sono icone piccole, attenzione, 1.500-2.000 euro la stima, 900 euro la base d'asta proposta oggi. Icona numero 46, Madre di Dio di Vladimir, 19 secolo, 13,5 x 11,8, 1.200-1.500 euro la stima, 400 euro la base d'asta di proposta odierna, che adesso potete affrontare e discutere con il nostro direttore. Icona numero 48, Madre di Dio di Kazan, 19 secolo, 10,4 x 8,9, faccio notare ovviamente di striscio in velocità gli smalti policromi che caratterizzano ogni icona in bronzo che stiamo vedendo. 1.200-1.500 euro la stima, 500 euro la base d'asta. Icona numero 49, San Giorgio con Desis e Santi Eletti, 19 secolo, 13,8 x 11,6, 1.200-1.500 euro la stima, 500 euro la base d'asta. E infine l'icona numero 50, infine per quanto riguarda i bronzi. Sant'Elia, 19 secolo, 14,5 x 12, 1.200-1.500 euro, 500 euro la base d'asta. Lasciamo per ora la numero 8, gentilmente Stefano, andiamo sulla numero 21, il trittico con San Giorgio, l'Arcangelo Michele, la Madre di Dio del Segno, siamo a Vetka, vecchi credenti, importante opera, attenzione ai trittici, che sono la ricercatezza dell'icona ormai, nel senso che se ne trovano pochissimi, ovviamente io non sto ora a richiudere il trittico o a mostrarvelo chiuso, ma è assolutamente perfetto anche nel metallo che racchiude le singole tre parti che lo compongono. Inizio 19 secolo, Vetka, siamo nell'ambito dei vecchi credenti, aperto, misura 46,5 x 16,6 cm, 4.000-5.000 euro la stima, 2.200 euro il prezzo di riserva. Icona numero 38, Sette dormienti di Efeso, fine 18 secolo, 17,5 x 14,8, 1.500 euro, 2.000 euro la stima, 900 euro la proposta odierna. 900 euro la proposta odierna. Signori, non state vedendo ciò che è rimasto dell'asta, state vedendo i capolavori di quest'asta. Vedo che c'è interesse, ringrazio chi sta contattando il nostro centralino, il nostro direttore, ma ci sono ancora anche Anna ed Emanuela, quindi potete parlare senza nessun problema con il centralino. Se dovete attendere un attimo è perché sono occupati su altre linee, naturalmente. Andiamo all'icona numero 35, Madre di Dio Gioia degli Afflitti, 18 secolo, 32 x 27,5 cm, attenzione, rizza in argento, 7.000-8.000 euro, 4.500 euro la base d'asta per la giornata odierna.
Icona numero 56. Annunciazione. Metà del XIX secolo. Atipica, estremamente atipica quest'icona, orizzontale, probabilmente appartenente al ciclo delle feste, 54,3 x 31,5, 5-6.000 euro il prezzo di stima, 2.500 euro la base d'asta per questa potente icona dell'Annunciazione che, al di là della scena centrale con i due angeli, si segnala anche per la ricca decorazione del bordo cosiddetto alla maniera veneziana e con questo blu di lapislazzuli che delimita la parte cuspidale della rappresentazione. 2.500 euro la base d'asta, e qui ci sarebbe, sì, come per la basma di San Pietroburgo, come per la basma sulla Vladimirskaya di Mosca, di cui discutere col nostro direttore al centralino, discutere per addivenire a un punto d'accordo. Oggi siamo nel contesto dell'asta e questa possibilità c'è, dichiarando stima e base d'asta che abbiamo proposto nel corso dell'evento speciale con Willy Montini. Icona numero 54, mentre la telecamera corre vedete anche le parti vuote delle nostre pareti, perché giustamente molte sono state le conferme, molti sono stati gli amici che ne hanno approfittato grazie a questo evento straordinario celebrato la domenica prima di Natale, ma siete ancora a tempo ad approfittare anche di quanto è tuttora disponibile sul nostro set. Mese di novembre, fine XVIII secolo, 53 x 40 cm, 6-7.000 euro la stima, 1.800 euro la base d'asta. Icona numero 20. E questo, signori, lasciatemelo dire, è un grande peccato, è un grande peccato, soprattutto a pochi giorni dal Natale, un trittico in cui figura anche la scena della Natività, la dormizione della Madre di Dio, la nascita della Madre di Dio. Guardiamo questo trittico quando si chiude, che cosa rivela nel lavoro del metallo, con la croce di Bisanzio posta al centro di ogni anta in questo raffinatissimo lavoro che si presenta in perfetto stato di conservazione. Icona numero 20, Yaroslav, XVIII secolo, 46 x 23,3 cm, 4-5.000 euro la stima, 2.200 euro la proposta in base d'asta di quest'oggi. Icona numero 33, anche questa, come quel Sant'Elia, per chi vuole un'icona importante ma senza andare a affrontare spese più impegnative. Qui siamo davvero in una piccola gemma, XIX secolo, le 12 feste, 30 x 35 cm, 2.000-3.000 euro, una rara icona. La vedete rilucere in questo modo perché è stesa interamente sulla foglia in argento. Non è il fondo oro delle icone, ma c'erano anche ragioni di economia, insomma, che imponevano la scelta di certi modi invece che altri. Raro è l'uso dell'argento, nessuno dica che è stato tolto l'oro per lasciare l'argento, erano contaminazioni che non esistevano nell'icona, forse esistono in certe maniere dell'arte occidentale, ma non certo nell'icona. Icona numero 33, molto interessante, XIX secolo, 35 x 30 cm, 2.000-3.000 euro la stima, 700 euro la base d'asta. Come avete fatto a lasciare l'icona numero 19? La resurrezione con la discesa agli inferi, moscovita del XIX secolo, 44,8 x 37,3 cm, 4-5.000 euro la stima, 2.300 euro la base d'asta. Vi ricordo che se tenete d'occhio i numeri delle icone avete la possibilità di ritrovare in YouTube, nel canale YouTube di Art Network Orler, la possibilità di vedere anche le schede e i videocataloghi relativi a ogni singola icona. Opzionatela e poi fatevela portare, e mentre attendete l'icona,
chiedete a, guardate anche quanto YouTube preserverà nel tempo rispetto alle icone che oggi non sono state aggiudicate e nell'eventualità che prima della fine della trasmissione non vengano confermate. Icona numero 3, un gran peccato, questo Mandilion di Jaroslav del XVIII secolo, 41x32,5 cm, 7-8 mila euro la stima, 3.600 euro la base d'asta, naturalmente basma e nimbo in argento. Molto affascinante, un Mandilion che oltretutto non è stato assolutamente ritoccato nelle parti perimetrali che mostrano qualche leggera carezza del tempo, ma che non hanno intaccato la purezza, l'integrità e la qualità di questa immagine. 3.600 euro la base d'asta sarebbe già un prezzo interessantissimo da cui partire per confrontarsi con il nostro centralino. Icona numero 12, Russia sud-occidentale, potremmo comunque dire Vetka, vecchi credenti, inizio XIX secolo, la testa di San Giovanni il Battista, guardiamo anche qui la qualità e la bellezza dell'oro che fa da sfondo a questa immagine che è in qualche modo paradigmatica del senso del martirio del Battista. La forza di questo volto che, come il Cristo crocifisso sulla croce, non porta i segni della sofferenza ma del riposo nella pace di Dio. Icona numero 12, 4.000-5.000 euro la stima, 1.500 euro la base d'asta odierna per un'icona che dovreste correre a voler vedere di persona. Icona numero 11, 17 secolo, Russia del Nord, 71,5x57,5, signori, qui certamente si tratta di una svista del fatto che nella concitazione di tenere d'occhio più lotti qualche cosa è sfuggito all'attenzione, perché siamo in un'icona seicentesca, monumentale, 71,5x57,5, 12.000-15.000 euro la stima, 3.000 euro la base d'asta. 3.000 euro la base d'asta. Parlate con il nostro centralino, chiamate il nostro direttore. Signori, in questa parte terminale siete stati presenti in maniera straordinaria, vi ringraziamo moltissimo, ma adesso è tempo di andare a scegliere le gemme che ancora sono disponibili tra le 60 selezionatissime dell'asta evento di quest'oggi. Icona numero 22, e vediamo anche quanto è stato confermato, la 51, la 1, la 30. Icona numero 22, mese di aprile, Holui, metà del XVIII secolo, 64x49,7, 9-10.000 euro la stima, mese, ma in realtà con 10 effigi della Madre di Dio, precise e perfette le iscrizioni che trovate tanto in corrispondenza delle immagini mariane quanto dei santi del mese di aprile. 9-10.000 euro la stima, 4.500 euro la base d'asta, fondo oro per l'intera tavola, impeccabile lo stato di conservazione, zeppe nella parte superiore e inferiore ma anche posteriormente. Icona numero 60, anche qui un gran peccato non avere mostrato la dovuta attenzione per questa Trinità del Nuovo Testamento, XVIII secolo, 33,4x74,5, chiaramente ampio lo sviluppo in senso orizzontale, 5.000-6.000 euro,
ma 1.500 euro la base d'asta. Per certi versi incredibile la presenza ancora di un'icona di grande rarità, la Sinassi degli Arcangeli, guardate questo trionfo d'oro dell'icona, di nimbi, di figure, di immagini con il Cristo Emanuele al centro, il trionfo dei Serafini e l'Arcangelo Michele, l'iscrizione perfettamente conservata, grande, grande icona, 46 x 37 centimetri, 4-5.000 euro la stima, 1.200 euro la base d'asta, la 22, la 39, la 58, signori, perché no, questo menologio mensile dedicato ad agosto, menologio moscovita, con queste decorazioni barocche a completamento, ma all'interno una qualità pittorica di straordinaria importanza, l'immagine della trasfigurazione, figure importantissime, elaborate anche in maniera pittoricamente efficacissima, i sette dormienti di Efeso, molto, icona molto bella, stato di conservazione impeccabile, anche in questo caso, 5-6 mila euro la stima, 2.000 euro la base d'asta. Icona numero 25, ed è la penultima disponibile, poi andiamo a chiudere sul trionfo che ha comunque i suoi pretendenti, San Caralampo con scene della vita, Vetka, icona dei vecchi credenti, guardiamo la conservazione complessiva dell'icona, 70,3 per 59,7, 10.000, 12.000 euro la stima, 4.000 euro la base d'asta. E infine andiamo a chiudere, anche ripercorrendo a ritroso il nostro studio. Oggi abbiamo fatto carrellate su carrellate, va benissimo così. L'icona numero 8. Questo era il top lot del nostro appuntamento di oggi. Grazie, grazie per le vostre chiamate, grazie per le vostre telefonate, se dovete attendere un attimo portate pazienza. Signori, l'icona numero 8 è lo straordinario giudizio universale su cui ci dobbiamo un istante fermare. Fine XVIII secolo. Yaroslav, 78,9 per 65,5 centimetri, 60-70 mila euro la stima dell'opera, 40 mila euro la base d'asta per l'evento di oggi. Signori, l'icona del giudizio universale è il trofeo, è la coppa, è il gradino più alto del podio per chiunque ami l'icona, e per chiunque nell'icona cerchi anche la possibilità di proporre una scelta che sia un sicuro approdo nell'investimento. Lo avete fatto sulle icone del XVII secolo, lo avete fatto sull'icona del Cinquecento, lo avete fatto su quel grande Natale, lo avete fatto sulla scuola di Wieck dei vecchi credenti, lo avete fatto sui due menologi. Ma non perdete l'opportunità di assicurarvi ancora alle condizioni speciali di oggi legate all'asta questo giudizio universale, che è un trionfo dell'arte iconografica russa, che è la visione celestiale dell'ultimo giorno che ci mostra nella parte superiore il ritorno nella gloria di Cristo Giudice. Nella parte mediana, le anime dei peccatori che si apprestano ad essere giudicate, nella parte inferiore, procedo molto per sommi capi, comprenderete anche per ragioni di tempo, la dannazione nelle fiamme degli inferi, nella parte inferiore dell'icona,
i riquadri in cui sono mostrati, entriamo gentilmente a vedere questi particolari, i riquadri in cui sono raffigurati. Però se la vedono con voi al centralino. Per chi avesse perso la crocifissione, intanto mi segnalano fuori asta questa croce in bronzo con smalto azzurro, è disponibile, è un'icona di ampie dimensioni, 37,3x19,4, siamo nell'ambito dei vecchi credenti naturalmente, per chi ha perso la croce confermata durante l'asta, le condizioni sono sostanzialmente le stesse. Parlate con il nostro centralino, questa è l'icona disponibile. Chiedo per cortesia di darmi anche i minuti che mancano, in modo tale che so come giostrarmi. Perfetto. La do per vista, grazie. Torniamo un istante sul giudizio universale che mi auguro vorrete tenere in considerazione. Siamo agli ultimi minuti, oggi non abbiamo parlato, ma lo ricordiamo sempre. Perché potete, ne parleremo poi nelle prossime puntate, il libro calendario di Davide Orler, La visione del sacro, 12 mesi in compagnia delle antiche icone russe e dell'arte moderna e l'arte sacra di Davide Orler, ogni mese è stato suddiviso in due, un tema dominante per ogni mese, interpretato attraverso le grandi icone di collezione Orler, e perdonate sempre la goffaggine di girare queste grandi pagine, anche le opere di arte sacra di Davide. Edizione in grande pregio, tiratura limitata, lo potete avere attraverso il nostro sito artenetwork.it, ma anche chiedendolo al nostro centralino. Siamo arrivati alla fine di questa galoppata insieme, che è poi l'ultima puntata prima di Natale. No, noi ci vedremo anche giovedì sera, ora non so se in diretta o probabilmente con gli highlight di collezione Orler, ma insomma non mancate, sarà il 24 dicembre, le limitazioni legate alla situazione sanitaria ci permetteranno di vivere un po' più tranquillamente in casa, forse anche un po' più tristemente, ma accade purtroppo e dobbiamo farci i conti. Il Natale, il 24 dicembre, saremo insieme, eventualmente con gli highlights, e poi noi ci vediamo naturalmente domenica prossima per gli auguri per il nuovo anno che speriamo davvero si porti via questo tremendo 2020. Grazie per essere stati con noi, grazie per aver seguito la nostra asta, grazie ancora a Willy Montini per il supporto nell'ora determinante, nell'ora e un quarto dell'asta. Grazie a voi, buona domenica sera. Buon inizio settimana, ci vediamo giovedì e ci vediamo domenica prossima. Buon Natale a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari. Arrivederci, alla prossima settimana.